Abbiamo anche il, presidio, il direttore del Dipartimento, quindi io aspetterei le tre e poi se, se, se comincierei messo il programma. Ciao Riccardo. Buongiorno, buongiorno, ciao Marco, ciao, ciao Stefano, buongiorno a tutte e a tutti. Ciao. Buongiorno. C'era oh, Cinzia buongiorno. Cremonini, non so se è riuscita a collegarci a collegarsi. Ciao il... ah, no, Cecilia, ci sono bene. riuscita. Sono bene, riuscita bene. attraverso la locandina. In realtà, bene. mettendo appunto il cursore sulla locandina, sono riuscita ad entrare. Benissimo, grazie, C'è stato no, qualche non problema, racconta. non so perché occupiate esattamente, ma ogni tanto. C'è anche chi non è riuscito a scaricare la locandina che aveva fatto il dipartimento, che io qui ringrazio naturalmente per il supporto tecnico. Vedo Vito Lore, e. Eh. Ciao Andiamo Stefano, a, a tutti. Poi io farei una brevissima, due, direi due parole, e poi darei la parola per i saluti. A... Stefano, scusa, mi sentite? Perfettamente. Ti Ciao. Grazie. Ciao. Allora, prima di cominciare, ricordo a tutti che c'è una registrazione in corso con l'idea di pubblicare, quindi chi eh, diciamo, entra, aderisce alla registrazione, ma può naturalmente spegnere la telecamera. Che in genere sarebbe anche consigliato per non sovraccaricare la connessione per, eh, nel caso volesse mantenere la privacy. Io dico solo due parole: come presidente, come coordinatore, scusate, della commissione di attività e scuola della Cisco. Noi abbiamo messo in cantiere questa iniziativa che è la prima di una serie sul problema della formazione dei docenti, partendo anche dalla diciamo, contingenza di una riforma che è stata messa in atto in questi giorni e di cui diciamo, discuteremo principalmente oggi, anche se non esclusivamente. Io do la parola al direttore del Dipartimento Riccardo Brizzi, del Dipartimento delle Arti, che ha sostenuto questa come anche le precedenti iniziative e Poi al Presidente Rassisco Marco di Nitorò. Prego, Riccardo. Eh, grazie mille, Stefano. Benvenute a tutti e a tutte. Eh, davvero un piacere per me introdurre questo webinar sulla didattica della storia che si inserisce eh, nel solco di altre iniziative, come diceva il professor Cavazza poco fa, eh, realizzate nel corso dell'ultimo anno dalla Società Italiana per lo Studio eh, della Storia Contemporanea. E nello specifico dalla sua commissione didattica, eh, coordinata appunto dal collega Stefano Cavazza, che peraltro è anche referente per la storia contemporanea. Della neocostituita scuola di formazione dei docenti eh, presso l'Università di Bologna. Ecco l'interesse per la didattica disciplinare nell'ambito eh, della scuola e della formazione dei docenti eh, non è solo dovuto a una questione contingente, eh, ma riflette un interesse di più lungo periodo del dipartimento che mi trovo a dirigere, ossia il dipartimento delle arti eh, dell'Università di Bologna, eh, che Originariamente è stato fortemente orientato alla pedagogia delle arti e ora si è allargato ad altre aree disciplinari a seguito dell'ampliamento in senso interdisciplinare e multidisciplinare, che lo ha portato nel giro degli ultimi sei anni da 46 membri eh, agli attuali 116. Eh, e i temi della didattica nella scuola sono per noi di interesse eh, anche in relazione al campo dell'ausilio di tecnologie digitali, per, eh, per le quali il Dipartimento eh, delle Arti può contare su competenze di rilievo, sia eh, da un lato nel campo dello sviluppo di ambienti virtuali, grazie a un gruppo di lavoro che è coordinato da un collega eh, di informatica, Gustavo Marfia, che dirige il laboratorio. Ateneo sulla realtà virtuale aumentata sia soprattutto grazie eh, al collega di pedagogia Cesare Rivoltella che peraltro proprio su questi temi a partire dal prossimo eh, anno accademico 24-25 attiverà un master in media educazione didattica per l'innovazione digitale. Eh, chiudo e vi rubo davvero poco tempo perché come storico non posso che eh, rallegrarmi del fatto che ho l'onore di dirigere sia impegnato in maniera così strutturata nella promozione della didattica disciplinare e sono senza infingimenti davvero interessato a ascoltare i contributi di questo webinar che potranno essere utili credo non solo alla riflessione della comunità degli storici ma anche alla riflessione interna al nostro Dipartimento sempre più impegnato su questo tema come sul fronte peraltro della terza missione e vi ringrazio per, per l'attenzione. Prego Marco, presidente della società per lo studio storico. Marco di Nicola. Sì, eh, beh, io non voglio tagliare tempo alla discussione, per cui i miei saluti saranno molto brevi, però mi preme intanto ringraziare Riccardo Brizzi, direttore del Dipartimento, che ci ospita. Eh, volevo ringraziare, eh, se mi consentite, anche Stefano che, che ci sta eh, dirigendo oggi e l'intera commissione didattica perché eh, è stato questo webinar come una riflessione interna. Ma sono stati, devo dire, sia Stefano che gli altri componenti pronti a. Prendere l'importanza di una eh, con le altre società di, di storia contemporanea e a sacrificare diciamo, lo spazio però, di una riflessione comune. E sono molto contento, anche con il poco tempo a disposizione e senza una eh, diciamo, condivisione preventiva con le altre società della loro adesione. Perché eh, credo siamo tutti consapevoli che eh, siamo a un punto in cui dobbiamo presentarci preparati. Noi abbiamo delle commissioni didattiche che funzionano bene, mi pare. E abbiamo un... avuto anche nel corso degli anni passati un livello di elaborazione, direi, piuttosto eh, costante, avanzato, eh, però adesso abbiamo anche necessità di cominciare a intrecciare le nostre elaborazioni anche perché abbiamo di fronte a noi un percorso che forse sarà accidentato, ma che comunque dovrà eh, presentarci le istituzioni cercando di cogliere quegli elementi comuni, per... nel senso che eh, la, la ricerca di una sostanziale unità almeno su alcuni punti ha eh, dalla sua una maggiore successo come storici naturalmente il riferimento è in particolare alla, costitue... alla costituita ormai commissione Valditara e siccome su questo punto della formazione eh, quando ci siamo presentati in audizione c'è stata sostanziale unità di intenti con le altre società generaliste e credo anche con altre, diciamo parlando anche oltre quella, quelli, credo che sia venuto il momento di, di approfittare anche di queste occasioni. Anche Sacrificandoci un po', restringendoci un po' nell'ambito nell delle, delle rispettive commissioni didattiche. Quindi, questo ringraziamento lo, lo devo sia appunto al dipartimento che ci ospita, sia alla, me, alla mia commissione didattica, alla, mia, alla nostra commissione didattica, e sia alle società generaliste. Insomma, che ormai c'è diciamo anche una consuetudine di eh, dialogo posto fitto così come per altri versi avviene anche con altri modi quindi adesso non tolgo veramente più tempo e sono mi metto allora io ho notato che c'è ogni tanto qualche interruzione lieve interruzione audio quindi pregherei chi non, non parla di spegnere e la telecamera perché questo potrebbe migliorare lo farò anch'io dopo che avrò dato la parola al primo degli intervenuti um, cominciamo adesso con gli interventi dei Presidenti delle società storiche la parola a Cecilia Ricci che farà qui un intervento Diciamo, e poi dopo um, ci sarà anche il delegato del neonominato delegato della commissione didattica che parlerà nella seconda, nella seconda sez sez sezione. Io do la parola a Cecilia Ricci. Il tempo massimo degli interventi è 10, massimo 15 minuti. Terò io il tempo e vi posso garantire che sarò molto inflessibile, ma comunque sono certo che non ne avrò bisogno. Prego Cecilia, grazie di essere intervenuta. A te la parola. Grazie. Grazie a te Stefano, eh, innanzitutto per aver dovuto un po' rivoluzionare il programma con la partecipazione mia e di Vittorio perché eh, come tu sai bene eh, l'ho scritto più volte come sanno i presidenti io sono in realtà entrata in carica una, neanche due settimane fa e quindi non sono veramente previsti e, e d'altra parte ha già detto Marco eh, che ringrazio per, per aver segnalato il tutto a Stefano. Ecco, la partecipazione antichi è stata di necessità, come dire, inserita in un secondo momento. Io non dico niente perché penso che il eh, sarebbe eh, interruzione e quindi mi tengo veramente solo che ho concordato un po' le linee dell'intervento con Vittorio e immaginiamo uh, come d'altra parte anche faranno degli interventi da parte soprattutto dei partecipanti eh, 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 Bologna... e, e quindi la storia antica gli abolono eh, non è silenziato il, il oh, microfono scusami. ti saluto assolutamente buon lavoro a tutti <ride> grazie allora, grazie molto, questo è stato per il moderatore uno degli interventi più, diciamo così, eh, in, in, eh, che, in, dentro ai tempi. Darei la parola adesso a Francesco Panarelli che farà lui un, un pari saluto, poi daremo la parola a Francesco Senatore, direi tu poi Francesco come fare. Prego, hai la parola sempre. Sì, sì, no, io sarò molto, molto rapido. Eh, introduzione Grazie appunto per l'ampliamento e quindi della inclusione. Se ne è parlato con Marco di Nicolò e con gli organizzatori. Grazie a Stefano per averci coinvolto. Ovviamente nella, uh, nella fretta di, di aggiustare il programma. Era un po' sfuggita la mia, eh, la mia presenza, proprio piccolo equivoco L'importante è la sostanza. Poi ci troviamo per parlare. Legate al percorso per la formazione degli insegnanti. Io non entro adesso già nel merito del appunto volevo inizio, ricordare la rilevanza del legge anche un po' nella storia delle, delle varie proposte, dei vari progetti, delle varie riforme che sono state fatte negli ultimi sui percorsi di formazione degli insegnanti. Penso che sia uno degli aspetti più instabili nella, um, nella nostra uh, academica e uh, riflessi anche sulla scuola, insomma, dei partiti dalla SIS, i percorsi abilitanti, 24 CFU, tutta una serie di proposte in, in momenti in cui in realtà non c'è... E tutto questo è il segno dell'importanza uh, del tema, il fatto che quasi ogni governo abbia pensato quantomeno di metterci in la difficoltà nel momento in cui a mettere in mano e in così, ehm, apertura che secondo me il progetto dei 60 e 60 è una delle cose migliori che sia stata pensata eh, negli ultimi anni che però ha avuto e ha al suo interno tutta una serie di e anche ha avuto un percorso accidentale. Poi nella sua accidentato, scusatevi. Nella io eh, non dimentico in... un lavoro come società Ma società in senso lato, un po' quando era stata fatta la prima proposta dei... relativa al percorso 60 CFU, che allora era 60, soltanto perché nella Serie di... era l'ipotesi che il 60 cfu andasse inserito all'interno del percorso e un po' a viva forza all'interno di eh, questi eh, percorsi che noi frequentiamo e eh, applichiamo nella nostra vita accademica ormai dal, dagli inizi del 2000, perché l'inserimento di un percorso di 60 crediti all'interno soprattutto delle lauree magistrali finiva per svuotare un po' di significato eh, le, le stesse lauree magistrali, cioè lauree in storia, in filosofia o in filologia, perdevano quasi di identità, anche di ragion d'essere nel momento in cui tu le riduci a pochissimi crediti di carattere disciplinare. Questa era un po' l'ipotesi iniziale sulla quale... Ricordo, ci siamo abbastanza uh, battuti, almeno io in particolare, ma anche altri colleghi erano su questo molto attivi. Poi è arrivato il PNRR, la fretta di uh, applicare l'ipotesi il progetto dei 60 CFU, che è quello che poi noi vediamo, in realtà è un progetto uh, nato un po' monco perché è partito con i 30 fatti in maniera frettolosa, poi i 60 che stanno grossomodo uh, partendo adesso e quindi... Dall'idea di un percorso, devo dire, un po' caotico e un po' improvvisato, cosa che secondo me non era nelle intenzioni originarie. Ora su questo vorrei che poi magari riflettessimo, oltre che gli aspetti specifici di eh, didattica eh, della scuola, perché. Um, avere un percorso uh, stabile, cioè l'idea che il percorso 60 CFU resti per un po' di anni dà certezze a noi, dà certezze ai giovani laureati, a tutti quelli che vogliono entrare nel, nel mondo della scuola. Bisogna, però, che noi siamo vigili nel evitare che il percorso C 60 CFU torni ad essere, quella sorta di cavallo di Troia che si voleva inserire all'interno dei percorsi curriculari, perché il decreto che gli istituisce il percorso 60 CFU, lo, di fatto non lo esclude, anzi in qualche modo lo prevede, quindi poi tutto sta a vedere come in qualche cosa si, eh, si applica eh, concretamente, e quindi stare attenti da questo punto di vista, e sia guardare poi quelli che sono eh, gli aspetti diciamo, di contenuto vero, le, le modalità con cui si, ehm, si erogano i, i diversi, Crediti formativi legati soprattutto alle didattiche disciplinari. Io mi fermo qui, altrimenti verrò poi ripreso dal nostro eh, coordinatore e lascio la parola a Francesco Senatore, che è il, uno dei due coordinatori del gruppo di lavoro sulla didattica nella SISMED, nella Società eh, Italiana per la Storia Medievale. Quindi la passo direttamente io, se. Sì, se va bene, va bene, Dai, facciamo. I tempi. Sì. No, ma io come mi dispiace, <ride> c'è stato un piccolo fraintendimento, quindi io parlerei dopo, sempre nello spazio che c'è stato. Va bene, dato, va bene. perché questo Facciamo... è il momento dei presidenti, mi sono messo okay, d'accordo. Allora va bene così, dai. Va bene, bene. l'improvvisazione è parte del lavoro del docente universitario della scuola, quindi noi non possiamo che andare in questa direzione. Quindi, adesso io darei la parola al presidente della eh, società di storia moderna Giorgio Caravale che ringrazio di, 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 di partecipare e quindi gli cedo la parola prego, Ma grazie al collega Stefano Cavazza e grazie al collega Brizzi che è al dipartimento di Bologna e, e grazie alla Cisco Tutta che Appunto, a, avevo organizzato questo seminario, questa, questa occasione diciamo di, di incontro e di dialogo eh, in tempi non, non sospetti. Cioè, prima diciamo che partisse eh, tutta questa operazione valditara e che quindi come dire, le società storiche, eh, in particolare le società, come diceva Marco. Eh, generaliste, eh, cioè la Cisco, la Sismed eh, e la Consulta degli Antichisti e noi la SISEM eh, organizzassimo delle, delle misure diciamo, comuni per eh, far sentire la nostra, la nostra voce, e diventa, mi sembra, in questo, in questo momento, noi non vogliamo assolutamente, io sono qui soprattutto per ascoltare, eh, e diventa, secondo me, un'occasione, una prima occasione per, come dire, anche conoscerci tra di noi. Uh, e io lo, lo, lo intenderei, se voi diciamo, oltre che come vostro momento diciamo di, di confronto interno, anche come un passaggio uh, uno dei passaggi diciamo intermedi, preliminari uh, per l'organizzazione. Qui rilancio diciamo una, una proposta che, eh, che avevo condiviso anche con gli altri presidenti per per una iniziativa invece più strutturata, non solo limitata anche diciamo, eh, diciamo sul, sul tema della, della formazione degli insegnanti ma non limitata solo a quello un'iniziativa pubblica da organizzare con appunto sì. queste, le, le quattro società in, in autunno e sul, su, su, sull'audizione che abbiamo avuto con la commissione Uh, Valditara, uh, non, non, non credo che ci sia bisogno di, di soffermarmi. Uh, Marco vi avrà sicuramente eh, già aggiornato. Quello che ritengo positivo è che allo sforzo mm, nel quale e ci dobbiamo impegnare verso il quale ci dobbiamo impegnare tutti e per il quale credo che appunto abbiano, eh, siano molto utili, abbiano molto senso in incontri come questo, è quello di, eh, come dire, di formulare delle proposte il più condivise possibili. Insomma, eh, più condivise sono e più credo eh, forza abbiano nella loro di essere recepite eh, che non è per nulla scontata, Insomma, questo per un discorso politico che non voglio che non voglio aprire in in questo luogo. Eh, per quanto riguarda, diciamo le mh, le questioni di merito, appunto, sono qui principalmente per ascoltare, dico solamente due eh, sono contento, poi mh, parleranno eh, dopo a tempo debito, c'è Cinzia Cremonini che è l'attuale eh, coordinatrice della Commissione didattica della Sisem poi ho visto con piacere che c'è anche Giuseppe Patisso che è stato coordinatore della commissione didattica fino a pochissimi mesi fa, e, e che ne sanno molto più di me. E, e, la, la, la questione eh, diciamo dei, dei 30 CFU, eh, con, diciamo, le modalità con cui è stata avviata. Alla fine di maggio, eh, diciamo che eh, Francesco Panarelli ha usato delle, eh, delle parole anche sin troppo gentili e garbate. È stato mh, mh, davvero un grande pasticcio che ha costretto. Eh, diciamo colleghi a improvvisare corsi a rotta di collo tra, tra Fili. Fine maggio inizio giugno appunto per mettere insieme eh, i CFU necessari agli insegnanti e che questo mi sembra che però sia un dato come dire politico da sottolineare ha eh, finito nei fatti non credo che peraltro la cosa sia casuale per favorire invece le università telematiche che eh, invece hanno avuto la possibilità di godere di procedure molto più snelle per l'avvio di questi di questi di questi CFU e quindi mentre come dire le università eh, tradizionali eh, erano lì ad arrancare con la burocrazia e con le pastoie appunto amministrative per, eh, per battere il tempo e rientrare nei termini strettissimi che erano stati dati, le onestie l'avevano già avviati. Questo credo che ci rimanda diciamo, a un problema politico più generale, che è eh, questa diciamo, avanzata. Anche in termini numerici delle università telematiche, eh, che viene sostanzialmente spalleggiata, diciamo, dall'attuale governo, come lo è stato in precedenza da altri governi, e, e che rappresenta per noi una vera sfida, per non dire eh, un problema. L'altro punto, poi appunto lascio veramente la parola a chi, eh, chi ne sa più di me, eh, mi sembra sia. Eh, il, il, il ruolo ed è un, anche uno dei punti che è emerso, eh, diciamo, nel confronto tra, tra noi presidenti e eh, di fronte alla Commissione Valditara, abbiamo fatto presente eh, e cioè la possibilità che eh, le università e attraverso le università le società abbiano possono svolgere eh, in futuro un ruolo più, più attivo nella formazione dei docenti. Ehm, C'è una delle società eh, sorelle amiche che è la Società delle Storiche Italiane che eh, è già abilitata diciamo, per, eh, per mettere in essere dei corsi di aggiornamento e formazione per gli insegnanti. È eh, diciamo, una direzione nella quale mi pare che tutti noi presidenti stiamo... Uh, cercando di avanzare uh, noi diciamo questa è stata una delle prime cose che ho fatto uh, quando sono stato nominato presidente uh, a, a febbraio scorso uh, cercare di raccogliere le più informazioni possibili uh, rispetto appunto alle procedure uh, che ci consentano di abilitarci come SISEM a rilasciare con, mh, uh, corsi uh, di, di formazione dei docenti uh, andando incontro purtroppo a un... Una, non so se è un'inerzia o una uh, ignavia del, degli uffici perché abbiamo scritto ripetutamente a, a una serie di indirizzi che ci erano stati indicati senza ricevere alcuna, alcuna risposta su questo. Uh, su questo però torneremo, dobbiamo tornare, lo abbiamo fatto presente anche davanti alla commissione Valditara e quindi speriamo insomma, di fare dei passaggi in avanti. Comunque grazie mille dell'occasione che appunto io vedo come un passaggio intermedio di discussione, di dialogo, verso eh, l'organizzazione di, di, di un evento pubblico più strutturato eh, in autunno. Grazie. Grazie a Giorgio Caravale. Io do adesso la parola al Presidente della Società per l'Istituto di Storia Contemporanea, Marco De Nicolò. Prego Marco. Sì, eh, io... Scusate. Sì, eccomi. Allora, sì, io condivido... Eh... Scusate, ho fatto i saluti e, non... <ride> e adesso mi ripropongo, insomma. Eh, sì, intanto sono d'accordo con, eh, con i colleghi che mi hanno preceduto, nel senso che intanto bisogna continuare a, a vigilare che... Eh questi CFU per la formazione degli insegnanti seguano un corso più ordinato di quello che hanno seguito finora. Credo che mh, sia preoccupante eh, eh, il fatto che nella furia riformatrice che ha portato in questi anni dai, dalle SIS ai Pass ai TFA e così via, eh, non ci sia stato modo mai per andare veramente a regime. Credo che questo ha complicato molto la questione anche degli indirizzi della formazione. Uh, tra l'altro abbiamo modelli eh, europei anche a cui poterci rifare, io penso a quello tedesco per esempio, ma insomma in ogni caso credo che eh, ci sia un punto su cui siamo tutti d'accordo, che abbiamo espresso anche di fronte alle, alla Commissione Valditara in audizione, e cioè che la formazione degli insegnanti debba avere una sua sede nell'università e questo è un primo punto un primo punto però che riprendendo le cose che diceva Giorgio Caravale poco fa è un punto che eh, inciampa in una delle, delle altre questioni che più in generale riguarda l'università e cioè questo affollamento Burocratico di eh, pratiche di, di tempi da attendere, eccetera, che ci pone oggettivamente in una condizione molto svantaggiosa rispetto alle università telematiche che hanno ricevuto nel corso del tempo, a mio avviso anche impropriamente, eh, essendo diciamo imprese private per, per lo più. E hanno ricevuto diciamo, invece una, eh, un minor carico di questa natura. La seconda cosa che mi preme eh, mettere a fuoco è questo principio assolutamente sacrosanto della formazione continua, della formazione in itinere. Ora, eh, questo principio è eh, stato anche ribadito, ma è poco praticabile per molti versi, perché noi eh, dobbiamo anche considerare aspetti abbastanza concreti dello svolgimento della vita degli insegnanti, e cioè il fatto che se non si mettono risorse sufficienti affinché questi corsi possano essere compiuti se secondo le regole, cioè eh, sono uh, corsi di... Aggiornamento, una formazione di formazione continua, retribuiti e già mancano le risorse. Ma poi i presidi nelle scuole devono sostituire chi, eh, diciamo, vuole continuare a fare questa eh, formazione e le risorse non, non ci sono. Allora senza entrare in un ambito che potrebbe sembrare più sindacale che di proposta, però dobbiamo tener conto anche di, queste, di, queste, di, di, di questi dettagli importanti. Insomma. Quindi io credo che eh, noi abbiamo queste sostanzialmente queste tre questioni su cui insistere, e cioè il fatto che ci sia diciamo, una... Uh, chiarezza sul percorso dei CFU per la formazione che questo percorso sia seguito in modo possibile dalle università e cioè che non ci si ponga un, uh, uno svantaggio così clamoroso rispetto alle università telematiche e infine che si renda possibile la formazione continua degli insegnanti e cioè il fatto che non è che l'insegnante si forma una volta per tutte e poi festa fatta e, e perché abbiamo diciamo continue sollecitazioni, continue, continue modifiche anche della, della società e abbiamo anche nello stesso tempo da tenere in considerazione il livello qualitativo delle conoscenze, ancora prima che delle competenze degli studenti che escono dalle scuole, che è certificato da quasi tutte le rilevazioni degli ultimi anni. Quindi la formazione degli insegnanti deve essere sempre riferita anche allo standard che noi vogliamo raggiungere nella formazione degli studenti. Con questo io mi taccio perché sono già intervenuto prima, non vorrei abusare della casomai ci sarà il dibattito, insomma, e, e lì mi metto veramente volentieri in ascolto. Va bene, io direi che in questa dopo questo primo ah, giro, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, la, qualche domanda la potremmo raccogliere oppure. E se invece non c'è passiamo direttamente alla seconda parte saltando la pausa dando così più agio ai membri delle commissioni ai delegati delle commissioni didattiche di, eh, di intervenire eh, volevo sapere se c'è qualcuno che ha qualche osservazione da fare rispetto a, cui, ai, ai, a quello che i presidenti hanno detto se non c'è nessuno Uh, io darei direttamente la parola a Vittorio Saldutti che non è nel programma ma che perché a suo tempo non era stato ancora nominato quindi congratulazioni è così. per questa diciamo così nomina congratulazioni si fanno sempre sono sempre un po' congratulazioni diciamo così l'onere ecco. che avrai ti do la parola hai 15 minuti a questo punto sì, senza sì. dubbio perché c'è tutto il tempo Grazie, sì. Uh, come ricordava Cecilia Ricci prima, è da, da poco tempo, in realtà da, da pochi giorni che sono stato nominato uh, delegato per la, per la didattica della, della nostra commissione, della nostra consulta. Però posso diciamo avvantaggiarmi uh, di una riflessione ormai di lungo corso perché i temi del, dell'insegnamento della storia e chiaramente nel caso specifico della storia antica, nella scuola di tutti gli ordini, è un tema che eh, diciamo vive nelle nostre eh, riunioni, sì, nei nostri sì, incontri sì, informali. E quindi appunto eh, diciamo, siamo arrivati ormai da tempo all'individuazione di alcuni elementi eh, caratterizzanti della nostra proposta per quanto riguarda eh, questi, questi temi. La, la premessa che faccio è, che può sembrare forse scontata tra di noi, ma in realtà non lo è, la, è l'appartenenza della storia antica alla, alla storia tucur, un concetto appunto di, di one history, eh, per la quale la storia antica, greca, romana, ma anche gli orizzonti più, eh, più lontani cronologicamente, è parte integrante e ineliminabile della, della storia eh, in tutto quanto dal suo percorso. E da questo punto di vista ci sono alcune proposte, alcune riflessioni che io ho letto, diciamo, delle altre società che sono chiaramente condivisibili e sulle quali mi limito solamente appunto a citarle, a ricordarle. Uh, lo spazio maggiore per la disciplina storica uh, in tutti gli ordini uh, scolastici, uh, chiaramente appunto è un punto di partenza uh, imprescindibile. La ridefinizione del, del rapporto con, con la geografia. Ognuno appunto con le sue eh, specificità, però appunto sono eh, discipline che sono state eccessivamente manipolate nel corso degli ultimi anni dell'insegnamento. Um, lo stesso vale per uh, l'ora di educazione civica, mi sembra che si sia tornato a parlare, a definirla in questo, in questo modo. E, così come un'altra diciamo, proposta che mi sembra emerga uh, unanimemente dalle, dalle società è quella di oramai, a, uh, diciamo, uh, secolo, inoltato, a, uh, ventunesimo secolo inoltrato, a XXI secolo inoltrato, dare lo spazio che merita al, al Novecento uh, nei, uh, nei programmi, nelle, nelle linee guida uh, ministeriali. Ecco su questo. Uh, non mi dilungo perché sono appunto uh, temi condivisi anche nella riflessione degli storici greci e, e romani e voglio invece uh, concentrarmi nei, nei minuti che ho uh, sui temi specifici della, uh, della storia antica. Um, appunto perché um, la storia antica è parte della, della storia uh, tucur, um, il primo rischio che noi eh, vediamo è di una marginalizzazione del nostro, eh, il nostro limite cronologico eh, o addirittura i tentativi di eliminazione. Non voglio richiamare discussioni che sono ormai state superate, anche dibattiti pubblici che sono stati fatti su questo, su questo tema, ma evidentemente la storia antica ha conosciuto negli ultimi decenni un, un processo di ridimensionamento sia in, in termini. Di ore che in termini di, di attenzione da parte delle, delle istituzioni. E la nostra premessa, appunto, è che è impossibile comprendere la realtà del, del nostro territorio, del nostro territorio tutto, senza una piena conoscenza della storia greca, della storia uh, romana, della storia antica. Uh, non è solo un problema di uh, impossibilità di comprendere le nostre realtà da un punto di vista. Eh, materiale, diciamo la, la tradizione eh, italiana, le città italiane sono stratificate, gli strati più profondi sono appunto quelli eh, antichi, ogni eh, capoluogo di provincia ha un museo archeologico, l'identità di moltissime comunità ha a fondo le sue radici nella, nella storia antica, quindi non è solamente un problema appunto di eh, saper leggere i territori in cui i ragazzi, gli studenti eh, vivono. Ma c'è anche la necessità di comprendere la dimensione storica culturale del nostro, del nostro paese, che appunto ha nel, nel passato antico un elemento eh, fondamentale. Mi riferisco a quel patrimonio di, di idee, di concetti eh, che nascono nel, nel mondo antico, che eh, sono giunti eh, fino a noi e che sono fondamentali per comprendere appunto anche il mondo politico, sociale della, della contemporaneità in cui i ragazzi vivono comprendere appunto cos'è la democrazia è molto complesso se non si ha cognizione delle sue radici antiche, delle trasformazioni a cui è stata sottoposta e questo vale per moltissime nozioni di questo, uh, di questo tipo. Questo, eh, questo legame tra la storia antica e la nostra società, uh, devo dire che mh, emerge, emerge in una richiesta che c'è di storia antica, che noi registriamo come specialisti sicuramente. Ma che è abbastanza evidente a livello eh, generale. C'è un proliferare di pubblicazioni divulgative, di prodotti anche di intrattenimento, che riscuotono un successo enorme. Quindi, non è eh, solo una richiesta di eh, pubblicazioni e di testi diciamo, scientifici, ma c'è proprio una vasta richiesta di comprensione del, del, mondo, del mondo antico, che ormai da alcuni anni caratterizza la, la, nostra, eh, la nostra società. E da questo punto di vista, appunto, eh, occorre ehm, soddisfare questa, questa richiesta mantenendo la, la presenza della storia antica in tutti gli ordini eh, scolastici. Eh, anche perché, eh, diciamo, ci sono alcune questioni che risalgono, che appunto affondano le loro radici nel, nel passato più remoto e che sono però materia incandescente. Gli usi e i usi storici di concetti mutuati dal mondo antico è tema che ha attraversato tutta la storia ma in particolare il novecento e che purtroppo talvolta ritorna anche di, di attualità ecco ehm, consentire ai, alle nuove generazioni di padroneggiare gli strumenti della, della storia antica consente e potrebbe consentire di eh, limitare appunto eh, certe eh, pericolose anche eh, derive um, Prima si parlava appunto dell'insegnamento e della formazione degli, degli insegnanti, che chiaramente è un tema, è un tema centrale. Eh, dal punto di vista della storia antica c'è una caratteristica, una peculiarità, una specificità della storia antica rispetto alle altre storie, ed è la presenza della storia antica eh, nella scuola primaria. Eh, solamente la storia antica si insegna alla scuola primaria, noi crediamo che sia eh, giusto e possibile iniziare l'apprendimento della storia dopo aver appreso le complesse nozioni di, di tempo, di spazio eh, storico, a partire appunto da, 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 giovane, da, da giovane età, quindi che si debba mantenere l'insegnamento della storia antica nella scuola, nella scuola primaria, ma evidentemente non ci nascondiamo le difficoltà di questo, di questo insegnamento. Um, perché? perché appunto uh, si ha a che fare con uh, bambini nei fatti che devono confrontarsi con realtà molto distanti. Esistono oramai gli strumenti per uh, consentire l'apprendimento anche di concetti così complessi, in ultima analisi, partendo dal presente, quindi appunto andando a fare uno scavo storico dal presente fino al passato, quindi sempre di più gli strumenti della didattica sono fondamentali perché attraverso una didattica che integra diverse forme esperienziali si può, eh, e io l'ho verificato appunto nella, nella scuola, riuscire a trasmettere questo senso del tempo anche del tempo più eh, remoto rispetto, eh, rispetto a noi. Ma applicare una didattica eh, con tutte le sue complessità qui a, a, in questo livello scolastico Necessita anche di conoscenze perché eh, la didattica che utilizza gli strumenti più aggiornati necessita comunque di un docente che abbia incamerato, possegga le nozioni per poter poi declinare queste nozioni in maniera aggiornata. E questo ci rimanda a uno dei temi anche per noi eh, più importanti che stanno più a cuore nella, alla, nostra, alla nostra consulta, ed è il tema dell'insegnamento a formazione primaria. Della storia della storia antica perché appunto ehm, diciamo l'abilitazione all'insegnamento passa attraverso i 30-60 e crediti eh, universitari. Per quanto riguarda la scuola eh, primaria, si mantiene la centralità dei percorsi di laurea in formazione primaria. E noi crediamo che eh, si debba generalizzare l'insegnamento della storia antica a formazione primaria. Ehm, dei, da, dei grossi passi in avanti sono fatti. Quando io inizio ad insegnare a formazione primaria, appunto ho insegnato per anni a um, formazione primaria storia uh, antica, uh, erano poche le università che uh, offrivano appunto un insegnamento con quel taglio cronologico a questo corso di, uh, di studi. Nel, nel corso del tempo la situazione è eh, enormemente migliorata, questo diciamo um, va, va riconosciuto. Molto resta da fare, um, ci sono ancora molte, eh, molte università che nei percorsi di formazione eh, primaria eh, non hanno questo tipo di insegnamento. Un altro limite significativo è che molto spesso questo insegnamento è eh, affidato a colleghi sicuramente appunto molto bravi, ma che lo fanno a contratto, quindi senza una continuità, senza una sufficiente presenza anche eh, negli organismi che poi devono mettere in piedi e portare avanti il, il piano di studi. Ecco, credo che questa sia appunto una, una criticità eh, significativa su cui, su cui intervenire eh, primariamente. E a questa si collega anche l'ultimo tema che voglio, che voglio toccare, che riguarda gli strumenti per, per l'insegnamento. Perché appunto, soprattutto confrontandosi con, con l'insegnamento della, della scuola primaria, eh, si registra la necessità di strumenti più adeguati ai tempi, eh, che sappiano, appunto, presentare la realtà storica da diverse prospettive, con strumenti eh, multimediali, quindi anche strumenti più aggiornati didatticamente. Eh, non possiamo limitarci appunto a, a rivendicare, dobbiamo costruire anche dei percorsi. Uh, perché appunto uh, si possa arrivare realmente a produrre strumenti che siano efficaci da questo, uh, da questo punto di vista. Ecco, credo che appunto siano queste sostanzialmente le uh, questioni uh, fondamentali, so, la presenza di storia antica in tutti gli ordini e uh, in tutti i percorsi di, di studio. Uh, e uh, appunto la presenza a formazione, uh, formazione primaria di docenti qualificati di storia, di storia antica, l'aggiornamento degli strumenti. E, e appunto su questo mi, mi taccio, e poi magari se ci sarà tempo di nel dibattito potrò ritornare. Grazie molte a Vittorio. Sandutti. Eh, adesso io darei la parola ai rappresentanti della Società per la Storia Medievale. Che sono due che quindi si divideranno un po' il tempo, gliene darò un pelino di più, ma insomma, non tanto di più. Do la parola per prima. A Vito Lore. grazie, Stefano. Eh, no, ma noi cercheremo con Francesco, senatore, di stare, di stare nei tempi. Penso che non avremo particolari difficoltà. E eh, allora io vi propongo, eh, vi, vi proponiamo una riflessione un po' bipartita. Io faccio un'introduzione un po'. Come posso dire, è, è fatta di tante cose, un po' composita. Eh, eh, primo elemento. Um, qualche mese fa, nei mesi scorsi, in vista del convegno Sismed che si è tenuto poche settimane fa, abbiamo avviato come SisMed un censimento incompleto, ma piuttosto indicativo, perché abbiamo siamo riusciti a raggiungere 28 sedi universitarie sulla presenza e l'articolazione della didattica della storia all'interno dei, dei percorsi cosiddetti eh, PEF30. Abbiamo raggiunto 28 sedi, eh, nelle quali, eh, delle quali 4 abbiamo escluso dal censimento perché in un caso non erano affatto previsti né per l'immediato né per il futuro eh, corsi di questo tipo e in tre casi invece questi corsi sono stati previsti ma non sono ancora stati eh, avviati, quindi non, erano neanche, non, non era neanche presente una struttura. Sui rimanenti 24 casi che siamo riusciti a censire, ce ne abbiamo, abbiamo trovato che la didattica della storia era sempre eh, presente e mh, siccome abbiamo fatto questo censimento dal punto di vista specifico della, della, degli inquadrati nel settore di... Di storia medievale abbiamo, eh, che abbiamo rilevato che soltanto in sei casi non ci fosse coinvolgimento di storici eh, medievisti nel, negli insegnamenti di didattica della storia. Ma quello che ci è sembrato interessante, oltre alla presenza diffusa eh, de, de, della didattica della storia, eh, in, uh, diffusa, in, come posso dire, costante della didattica della storia all'interno di questi percorsi era che mh, questi, i, i compiti didattici erano stati, sono stati quasi sempre distribuiti fra persone di settori scientifico disciplinari diversi, il che ci è sembrato un uh, elemento uh, positivo da mettere in rilievo mh, di, una, di un interesse condiviso per questo, per questo compito istituzionale da parte dei colleghi di vari settori e una evidentemente buona capacità di collaborazione fra, fra di essi. Eh, C'è da dire che questo nostro scienziamento non è riuscito a toccare le università telematiche perché nei sondaggi che noi abbiamo fatto non abbiamo avuto risposta alle mail che abbiamo eh, oppure ci è stata data una prima risposta interlocutoria alla quale poi non è seguita la seconda, che avrebbe dovuto darci gli elementi che ci interessavano. Questo era il primo punto che volevo sottolineare. Secondo punto: Questo significa che la formula che è stata adottata funziona nella nostra specifica prospettiva di didattica della tutoria? No, non esattamente. Questo. Sia per un elemento congiunturale che è stato già ampiamente richiamato, credo praticamente da tutte le persone che mi hanno preceduto, cioè questi corsi sono stati allestiti troppo in fretta e in modalità parzialmente diseguali a seconda del tipo di ateneo che li ha, che li ha istituiti e gestiti. Ma a nostro avviso anche per una ragione che potremmo definire più strutturale, cioè per quanto questi corsi: Possano, essere, eh, possano stabilizzarsi e noi auspichiamo fortemente che ciò avvenga, cioè che ci sia una formula che rimanga stabile per qualche anno in maniera tale da ridurre la confusione nell'itinerario nella nel, nell di formazione degli insegnanti, ci, sembra, ci sembrerebbe necessario che questi corsi si espandessero, eh, si diluissero nel corso del tempo e non fossero troppo eh, concentrati in una specifica parte dell'anno eh, accademico perché soltanto un'esperienza più diluita che comporti che possa comportare un, un elemento eh, stabilizzato di, eh, di collaborazione di, di, di relazione fra i docenti universitari e i docenti di scuola in formazione può eh, attribuire a questi percorsi un'efficacia effettiva maggiore di quella che probabilmente nella formula attuale possono avere. A questo punto vado leggermente fuori tema, però lo ritengo necessario per, per riprendere alcune suggestioni che sono venute da alcuni degli, inter degli interventi di chi eh, mi ha preceduto, cioè la riforma del curriculum al quale, alla quale si è fatto riferimento eh, precedentemente. Eh, noi come SISMED tendiamo a pensare che una riforma del curriculum non sia strettamente necessaria, nel senso che ehm, dal punto di vista di come sono fatte, di che cosa del, del contenuto diciamo così, delle indicazioni nazionali, delle attuali indicazioni nazionali, noi riteniamo che le formulazioni attuali siano, tranne qualche piccolo ritocco che, che non costerebbe alcuna fatica, siano sostanzialmente funzionali cioè sono attualmente molto diverse rispetto ai, a quelli che venivano effettivamente chiamati eh, nell'essico ministeriale programmi fino a una ventina d'anni fa, e sono indicazioni che vanno per nuclei tematici, che hanno sì una, una struttura cronologica piuttosto ben delineata, ma questo non implica che queste indicazioni non abbiano una enucleazione tematica sufficientemente esplicita per poterla eh, usare in, in quanto tale. Altro problema che sarebbe più difficile da, da, da affrontare, nel senso che su questo ci sono sensibilità diverse anche all'interno della nostra società, sarebbe un'eventuale revisione, che noi non caldeggiamo, della partizione, della, de, de, della posizione delle singole storie eh, della, della quale per esempio parlava collega Saldutti all'interno dell'ordinamento attuale. Noi pensiamo, e arrivo alla conclusione della mia parte di intervento prima di lasciare la parola a Francesco Senatore, che eh, ciò che c'è da questo punto di vista possa andare sostanzialmente bene e che sia invece necessario intervenire su un altro punto, cioè la formazione non soltanto in partenza ma anche continua degli insegnanti, un punto sul quale parecchi di chi, delle persone che mi hanno preceduto, parecchie delle persone che mi hanno preceduto hanno, eh, hanno detto qualcosa. Cioè è necessario perché queste indicazioni possano tradursi in una pratica didattica efficace che gli insegnanti abbiano una formazione migliore in ambito storico, più approfondita forse prima ancora che più completa e che riescano ad arrivare ai fondamenti della disciplina, cioè sostanzialmente all'uso delle fonti in rapporto con la storiografia, tale da permettere loro di fare selezione e di scegliere percorsi ciò che è già possibile ma molto spesso nella pratica scolastica non avviene all'interno delle indicazioni già presenti. Come si fa a fare questa cosa? Eh, si fa, lo, lo si può fare eh, rivedendo il rapporto complessivo fra chi insegna e chi lavora all'università e su questo punto cedo la parola a Francesco Senatore. Sì, eh, appunto, noi pensavamo ma, eh, che questo collegamento scuola-università, che su cui siamo naturalmente tutti d'accordo, deve essere più flessibile e non unidirezionale: cioè, appunto, non devono essere dei corsi, dei pacchetti che distolgono gli, gli insegnanti dal loro lavoro, ma possono essere delle, delle eh, collaborazioni su molti fronti, per esempio l'orientamento degli studenti in ingresso, eh, il tutorato, eh, la creazione di quei materiali a cui si accennava, cioè se guardate i, i manuali per l'insegnante delle scuole elementari e medie, vi rendete conto che sono dei repertori un po' rigidi, un po' a volte, a, con, francamente, con degli errori, ma capite bene qual è la domanda di orientamento che hanno. Ora noi do dovremmo entrare in questo campo, costruirli con loro e perché no pensare anche a, a insegnanti che possano eh, appunto stare con un piede nell'università e un piede fuori, perché il punto fondamentale della formazione e riprendo le due parole di, eh, dei due aggettivi eh, che ha usato Vito, approfondita ma non completa. E il punto è proprio questo, noi non possiamo offrire agli insegnanti un approccio enciclopedico o corporativo, ognuno si difende la sua disciplina, noi dobbiamo offrire le, quelle chiavi che loro dovrebbero insegnare ai ragazzi, cioè quelle capacità critiche, quelle capa quella che si costruiscono nel rapporto con le fonti, ma non possiamo immaginare che gli insegnanti possano dominare l'intero arco della storia universale su tutta la cronologia. Quindi eh, la, eh, la questione fondamentale è invece la qualità, certo. Qualità significa conoscenza. Più si va ad approfondire una conoscenza, più si è capaci di orientarsi nel, nel quadro dato delle infinite riforme, delle infinite situazioni concrete in cui si insegna, più si è capaci di calibrare la valutazione, di dosare le competenze senza, eh, eh, diciamo, fingere di inseguirle in quella, con quella specie di libro dei sogni, che sono le indicazioni ministeriali, quindi dosare le competenze e selezionare gli argomenti. Per fare tutto questo ci vuole un contatto continuo e ci vuole una conoscenza disciplinare che può essere anche una sola delle tante discipline che noi insegniamo. D'altra parte gli insegnanti di scienze, pure loro, insegnano tante discipline diverse, insomma, dobbiamo uscire un po' fuori dalla nostra, noi siamo la storia e all'interno della storia dobbiamo costruire una consapevolezza storiografica e di critica delle fonti. Questo è il nostro... Quid, diciamo. Dunque, questa è, è, è l'idea e questo è un po' quello che abbiamo fatto e qui finisco rapidamente eh, con una tavola rotonda eh, durante il nostro congresso eh, di, di, di giugno, appunto, a Udine. Una tavola rotonda in cui non chiedevamo come si potrebbe fare, come possiamo riformare questo o come possiamo riformare quest'altro, ma semplicemente cosa andiamo a insegnare. In 20 ore, in 30 ore, in 10 ore, cioè in una situazione data che non sarà mai quella perfetta, ma che eh, però va, uti va utilizzata. Ci danno tre crediti, ce cioè ne danno sei, ci danno mezza giornata. Dobbiamo essere in grado di creare dei percorsi che sveglino, come dire, gli insegnanti dalla loro. Difficoltà, che sono in difficoltà, insomma, di fronte a una montagna di argomenti e a studenti che non riescono ad acchiappare da nessuna parte. E, e quindi noi non possiamo arrivare lì e dire ma forse devi, non hai mai fatto storia romana, non hai mai fatto storia medievale, forse la devi studiare. No, dobbiamo prendere un argomento e insegnarglielo nel modo in cui loro possono immediatamente riutilizzare quelle cose che noi gli mostriamo, cioè quelle fonti, quei problemi, in classe. Grazie. Grazie a Vittorio e a Francesco Senatore, sono stati anche molto nei tempi. Io darei la parola a Cinzia Cremonini, siamo in vantaggio sui tempi in maniera incredibile, non succede mai nei convegni, siamo sconcertato e spiazzato, ma, eh, però questo ci dà un po' più di agio nei nel nostri interventi. Prego Cinzia. Grazie, grazie, ma mh, diciamo che forse ci può dare anche più agio se eh, ciascuno di noi che dobbiamo ancora parlare eh, manterrà i, i tempi che sono stati concessi per fare una bella discussione, perché vedo che ci sono tantissime persone che sono collegate e questo mi sembra un'ottima eh, un un cosa. Allora, innanzitutto i ringraziamenti che non sono affatto diritto naturalmente ai colleghi della Cisco e ehm, eh, ai colleghi eh, di, di Bologna che ci stanno ospitando. Sono molto contenta di aver ascoltato anche il nome di un ex collega espertissimo di didattica con cui ho mh, più volte, ehm, di Voltella, con cui ho più volte eh, parlato anche di questi, di questi temi della didattica della storia. E volevo però informarvi sul fatto che eh, la commissione mh, didattica della società SISEM, di cui eh, ho l'onore di essere coordinatrice da pochissimo tempo, eh, si è appunto insediata davvero da, da poco. Abbiamo avuto una prima riunione il 18 di giugno, e, e, mh, però abbiamo avuto anche un intenso lavoro di eh, scambio eh, di idee per dare delle risposte che sono state appunto richieste anche dal nostro, eh, dal nostro presidente a quelle domande che erano state eh, diciamo. Ehm, proposte dalla, alle società dal ministero, però eh, diciamo questa commissione eh, ambisce lavorare in continuità con quella che l'ha preceduta, che è stata eh, coordinata da Giuseppe Patisso, che è qui presente con noi. Eh, questa commissione eh, è formata da eh, persone che eh, lavorano eh, in, diversi, eh, in diversi ambiti, quindi ci sono mh, in questa commissione tutte le componenti, abbiamo non solamente docenti universitari, ma anche eh, docenti nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, quindi abbiamo diciamo, la possibilità di confrontarci eh, a tutto campo. Eh, mi sembra che siano emersi anche dalla, dalla discussione, dalle, dalle proposte che sono state fatte oggi molti punti che eh, la commissione season, la Commissione didattica SISEM condivide, eh, il fatto appunto che è stato richiamato della necessità eh, di eh, richiedere un ampliamento delle ore di storia e di richiedere anche che la formazione degli insegnanti sia eh, diventi un luogo eh, privilegiato, eh, che l'università diventi un luogo privilegiato per la formazione degli insegnanti e che vi sia anche appunto questo tema della formazione continua. Ora, io sono appunto una neofita all'interno di questa commissione, ma sono sette anni che... Eh, sono presidente, o meglio come diciamo noi, perché lavoro in università cattolica dove ci sono ancora le facoltà, quindi ci sono dei presidi, quindi non ci chiamano presidenti ma coordinatori. Sono la coordinatrice da sette anni del corso di laurea e di formazione primaria sulla serie di Brescia, quindi credo di avere una certa conoscenza e mi fa molto piacere. Eh, che aver, aver ascoltato appunto i colleghi che hanno parlato prima, ehm, che hanno avuto anche loro un'esperienza, se non sbaglio, appunto Vittorio Salduti eh, a formazione primaria, perché di fatto questo corso di laurea credo che sia attualmente l'unico che davvero ehm, sia abilitante per l'insegnamento, quindi che abbia una conformazione eh, proprio eh, pensata, adeguata per. Per la formazione degli insegnanti, questo corso è stato. Si è persa la voce? Eh? Non si sente. Deve riattivare il microfono. Si, si è eh. disattivato il microfono. Spost scusate, spostandomi ho inavvertitamente schiacciato il... non so che cosa vi siete persi, comunque stavo dicendo che da sette anni lavoro in questo corso, in cui ho capito, siete, siamo in molti qua eh, a lavorare, però mi, mi sembrava così un po' interessante riprendere alcune delle caratteristiche di questo corso per introdurre alcuni, alcuni dei, dei temi di cui abbiamo parlato anche durante questi scambi di durante la prima, eh, la prima riunione della Commissione didattica SISEM. Perché? Perché a tutt'oggi questo corso che è stato riformato eh, praticamente per ultimo, nel senso che è stato quello che ha eh, che fino al 2011-2010, anzi è stato eh, diciamo articolato nei famosi quattro anni della vecchia della vecchia laurea e poi è diventato appunto una laurea magistrale a ciclo unico abilitante quindi è a tutti gli effetti una, una, un esempio che, su cui noi potremmo riflettere se vogliamo appunto immaginare dei percorsi analoghi eh, per altri corsi di laurea nel senso che si tratta eh, di un corso che è articolato appunto su tre aspetti fondamentali tre tre colonne principali in cui cioè gli, i, le discipline sono molto importanti poi ragioneremo anche su che cosa qual è il ruolo qual è lo spazio che ha lasciato alla storia dentro a questo corso di laurea però comunque è importante vedere che ci sono appunto a, accanto alle discipline ci sono i laboratori didattici e poi ci sono anche le attività di, tiro, di tirocinio di tirocinio tirocinio eh, indiretto che viene svolto all'interno del corso di laurea da dei, um, dei maestri e delle maestre che, sono, eh, diciamo, um, che, sono, um, um, che arrivano all'università previo uh, concorso, che vengono cioè distaccati dal, dal loro ruolo tradizionale a scuola, e sono eh, o a tempo pieno o a tempo, o a tempo parziale. Eh, quindi i, i futuri maestri, le, questi insegnanti in formazione che sono i nostri studenti di formazione primaria, noi abbiamo sol, soltanto a Brescia ben 1200 studenti perché abbiamo 250 posti ogni anno e altrettanti ce ne sono su Milano, poi è stata aperta di recente anche eh, la, eh, il corso di laurea a, a Piacenza. Eh, quindi c'è diciamo, una profonda interazione tra questi tre aspetti, tra queste tre diciamo, strutture importanti, che sono discipline, laboratori didattici e insegnamenti. Qual è il ruolo che la storia ha? Il ruolo che la storia ha non è tantissimo, soprattutto è interessante andare a verificare chi insegna storia all'interno di questi corsi nell'ambito di, eh, di tutto il nostro Paese. Allora, benché ci sia dentro nella, nella struttura proprio del, del corso sia l'insegnamento della storia antica che l'insegnamento eh, per esempio in cattolica abbiamo deciso di inserire eh, due esami che sono uno di storia antica e medievale e l'altro di storia moderna e contemporanea eh, io per esempio insegno storia moderna e contemporanea quindi un modernista fa sia la moderna che la contemporanea un antichista oppure un mediovista fa sia la storia antica che la storia medievale. Praticamente non abbiamo spazio per la didattica, nel senso che, se voi andate ad osservare bene quella che è diciamo, la normativa ministeriale, si dice chiaramente che tutte le discipline insegnate debbano avere un laboratorio didattico e l'unica eh, <ride> disciplina che invece, benché insegnata, non ce l'abbia, è proprio la storia. Allora mh, ci sono appunto, grazie, eh, osservando questa, questa mancanza, si è notato che ci sono, nel corso appunto, scorrendo tutti i vari insegnamenti eh, di, eh, di storia all'interno di questi corsi di formazione primaria, noi notiamo che abbiamo delle declinazioni didattiche, ci sono in, in molti, in molti luoghi, in molti, in molti atenei ci sono appunto delle, delle declinazioni didattiche che però non possono avere dei laboratori. Cosa vuol dire non possono avere dei laboratori? Vuol dire che poi gli studenti non hanno davvero eh, la possibilità di andare a vedere no? come si può tradurre in eh, didattica per eh, i bambini nella scuola primaria ehm, quegli insegnamenti che apprendono in altro modo. Eh, in Cattolica, da quest'anno sono riuscita eh, a strappare che, eh, cioè il, 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 lo spazio che eh, una, un insegnamento a scelta nel terzo anno si chiami dida Storia e Didattica della Storia, riprendendo quello che si trova anche presso la sede eh, di Bicocca, di Milano Bicocca, dove appunto si insegna Storia e Didattica della Storia. Tuttavia è chiaro che eh, se andiamo a vedere se poi ciascuno di noi, ciascuno di noi che eh, si occupa eh, di una disciplina, la storia moderna piuttosto che la storia contemporanea, la storia antica, la storia medievale, e va a vedere qual è lo spazio che è riservato all'interno eh, di, eh, di questi percorsi, è molto variegato. Non, non abbiamo cioè in Italia dei laureandi o dei laureati o dei futuri eh, diciamo, aspiranti alla professione del maestro o della maestra che possa dire di avere avuto un percorso, di un, un percorso analogo. Cioè, quindi c'è diciamo, una grandissima varietà. Quindi c'è eh, da un lato il che cosa insegnare dall'altro come insegnarlo. Si parla molto spesso e ne abbiamo riflettuto anche durante le riunioni eh, online oppure appunto eh, ehm, tramite scambio eh, di mail eh, della Commissione eh, su che cosa sia questa didattica per competenze. Eh, abbiamo mh, concluso che forse dobbiamo cominciare a ragionare sul fatto che non esista davvero una didattica per competenze antagonista o con... Diciamo conflittuale con quella che è stata concepita per tanto tempo come la cosiddetta didattica frontale, ma che si dovrebbe cominciare a ragionare sul fatto che esistano delle compite, competenze disciplinari e anche delle competenze però di metodologie didattiche. Quindi, credo davvero, crediamo davvero, che. Eh, la didattica per competenze non possa trascurare la, eh, le competenze disciplinari non eh, posso non capisco cosa succede qualcuno ha lasciato il <ride> microfono aperto ho spento il mio ho spento c'è un microfono acceso ho spento e quindi appunto dobbiamo cominciare ad offrire evidentemente anche mh, delle competenze di metodologie didattiche specifiche Ora abbiamo, eh, abbiamo parlato, eh, diciamo, delle, di questi 30 di questi 60 CFU. Io mi scuso, ma ho la sensazione che queste, questi percorsi che si stanno attuando anche ehm, in ragione di questo PNRR siano però stati un po', almeno così accaduto nel mio ateneo. Ehm, Diciamo completamente monopolizzati da settori che non hanno ogni nulla a che vedere con eh, le didattiche disciplinari, quindi da pedagogisti, psicologi, antropologi e di conseguenza abbiamo, credo, una riflessione da fare perché questi percorsi eh, ci hanno lasciato assolutamente eh, fuori dalla, eh, dalla partita. Eh, Importanti sono eh, chiaramente per capire come si va, ecco, vengo un pochino ad entrare anche in quelle che sono state le le suggestioni che sono emerse dagli interventi di quelli che mi hanno preceduto. Mi sembra che Vittorio Saldutti abbia fatto una sorta di eh, difesa sul campo no? della storia antica che mi trova assolutamente d'accordo. Però io credo che eh, come si fa a far capire ai bambini eh, l'importanza della storia antica e presto detto l'importanza delle suggestioni che arrivano dal territorio, come è stato più volte sottolineato dai molti interventi che si sono, eh, diciamo, Ripetuti nella, nel corso delle nostre, delle nostre riflessioni come eh, commissione di, di didattica SISEM siano molto importanti. Cioè le suggestioni che arrivano dal territorio, come lui stesso ha detto, sono molto importanti, sono fondamentali. Tuttavia, io credo che eh, si possa ritornare a ragionare su invece un ampliamento non solamente delle ore, ma anche un ampliamento di che cosa si insegna. Perché la storia. La storia è importante eh, perché ha sicuramente molte declinazioni ed è importante che venga, se noi vogliamo eh, far capire come si pensa, qual è appunto la, il processo che induce le persone a pensare storicamente, è molto importante che noi cominciamo ad attivarlo già eh, a partire dalla primaria. Quindi io, sono convinta e sono molto contenta che la Commissione didattica SISEM abbia accolto eh, nella sua stragrande maggioranza questo, eh, questa diciamo, eh, idea no? Del, della richiesta di una storia che incomincia eh, precocemente anche perché eh, altrimenti, come si è detto, risulterebbe difficile far comprendere ai bambini, ad esempio, quando festeggiano. Quando si parla, si riflette sulla la giornata della memoria, eh, o sul 25 aprile, o sul 1 maggio, o sul 2 giugno, capire appunto che cosa, eh, cosa siano. E d'altro canto, a questo punto vorrei concludere, perché credo che la mia, il mio intervento debba in qualche modo terminare eh, tra poco, eh, sul fatto che in tutto questo io vorrei eh, rilanciare ehm, ehm, l'importanza della storia moderna. La storia moderna. Eh, che appare abbastanza compressa eh, negli, ultimi, negli ultimi anni, ci sono stati, diciamo, molti pensionamenti che non sono stati completamente assorbiti dai nuovi, nuovi ingressi, e, e, e sembra anche essere diciamo, quella porzione della storia che non pare avere una grande un grande appeal no? Nella, presso, il, presso il pubblico. Per vari motivi, uno di questi è anche dovuto alla nostra, forse come categoria, lo dico, ehm, incapacità o poca capacità di, eh, per la divulgazione. Tuttavia mi sembra anche fondamentale ricordare che alcuni dei per comprendere alcuni dei processi che sono assolutamente eh, diciamo, dentro no? la nostra contemporaneità, eh, eh, non c'è bisogno che lo dica voi che siete come me storici. quindi really? Capirete benissimo quello di cui sto parlando, insomma, come si può capire i fenomeni più recenti senza capire l'origine dell'acquisizione dei diritti attraverso le rivoluzioni, ma anche l'affermazione eh, dell'emancipazionismo femminile che si lega fortemente al periodo della storia moderna eh, nella sua origine, fino appunto alla liberazione del nazifascismo, e sono appunto tutti, tutti aspetti che sono fortemente legati a qualche cosa che eh, deve essere compreso nella sua frase eh, di origine. E, e quindi credo che eh, dovremmo davvero tutti, come, si, come hanno detto un po' eh, tutti gli interventi, ragionare in termini, in termini sinergici, lavorare molto insieme e, e cercare di trovare appunto degli elementi comuni. Perché questa fase di crisi no, della, della storia, che forse è caratteristica a tutte le epoche della transizione, transizione in cui stiamo vivendo ma ormai da 40 anni, c'è cioè da domandarsi se. Si tratta di una fase di transizione o questa che noi crediamo di vedere come fase di transizione con le sue caratteristiche, i suoi andare avanti e andare indietro, eh, non sia invece la caratteristica di questa epoca, ma lascio chiaramente ai colleghi contemporanisti eh, l'idea diciamo, di, di formulare un'ipotesi. Ecco, queste caratteristiche fluide devono in qualche modo davvero... Ehm, Far sì che ci sentiamo noi tutti storici, dalla storia antica alla storia contemporanea. Uniti nella volontà di eh, trovare appunto eh, dei terreni convergenti, dei terreni comuni, eh, pensando che, per esempio, appunto, eh, nella formazione degli insegnanti in sostanza la storia non sembra avere uno spazio specifico, specialistico, perché come è già stato più volte detto, eh, si va ad insegnare storia dopo aver fatto filosofia o gli studi di, di lettere, e, e, e se, per esempio, all'interno della, della scuola c'è appunto un'area specifica, eh, ad esempio per la storia dell'arte, non c'è appunto per, 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 la, per la storia. E quindi conseguentemente eh, vanno ad insegnare storia non tutti quelli che sono davvero eh, formati per, eh, per farlo. e Di conseguenza davvero, abbiamo veramente tantissimi ambiti su cui, eh, su cui riflettere e sono molto molto contenta che, si, che grazie a questa vostra iniziativa si inizi a lavorare tutti insieme. Grazie. Grazie a Cinzia Cremonini. Eh, adesso devo darmi la parola, diciamo così, perché il compito adesso è quello di rappresentare la commissione didattica della Cisco, che rappresenterò riportando quello che la commissione ha elaborato, ma anche, diciamo, facendo qualche considerazione personale. Partirò da una circostanza contingente. Eh, qualche giorno fa ero a un festeggiamento. A Roma, per i 12 anni del direttore del suo storico germanico di Roma, e durante questo festeggiamento ho incontrato un collega di cui non farò il nome semplicemente perché non è presente per ragione di privacy, che mi ha raccontato la sua esperienza di docente che ha insegnato in uno di questi corsi, credo per un'estate elettorale, e la sua, diciamo così. Eh, la sua difficoltà erano dei divergenti richieste che gli venivano dagli, dai, dai discenti, chiamiamoli così, per distinguere gli studenti normali. Cioè, da un lato qualcuno gli chiedeva tecniche di presentazione della storia, didattiche effettivamente disciplinari, qualcuno invece gli chiedeva contenuti di cui si sentiva la mancanza, probabilmente perché proveniva da filiere diciamo di formazione come quelli che ha ricordato Cinzia Gremonini, molto distanti dalla storia. Questa, diciamo, dicotomia rappresenta un po' uno dei problemi che noi abbiamo individuato, ma eh, che mi sembra si possa individuare nell'attuale riforma. Perché naturalmente se si danno 16 crediti alla, uh, alle discipline non possono che essere didattiche disciplinari, non possono che essere, diciamo, modi e modalità. Con cui trasmettere i contenuti all'interno di un'unità didattica di classe. Nello stesso tempo, però, se non si può fare, e non si può fare per ragioni di carattere legale molto complesse, una forma di selezione in, in, in ingresso sulla base di competenze e conoscenze già acquisite, sulle singole discipline, ci sarebbe bisogno di forme di riallineamento. Qui, non in polemica con i governi che si sono qui su succeduti, il governo cambia sempre tutto ultimamente per delle dinamiche che sono proprie del sviluppo della democrazia contemporanea, ricorderò però che un governo precedente, non ricordo nemmeno, questo non voglio citare quale fosse, aveva elaborato un progetto che si chiamava FIT basato su un triennio di formazione, forse un triennio un pochino tanto, ma in questo progetto c'era anche l'idea del riallineamento sulle competenze disciplinari e sulle conoscenze. Questo non per contestare quello che è stato detto, è evidente che nessun docente di scuola potrà mai sapere tutto della storia. Benché la storia sia affascinante, è evidente che ci saranno sempre delle aree di maggior conoscenza. E quello che è fondamentale, come hanno detto i colleghi di storia medievale, è il metodo da un lato, e io aggiungo la percezione della storicità, cioè del fatto che il cambiamento. L'evoluzione storica produce cambiamenti che influenzano pesantemente gli oggetti. Quindi, da un lato, certamente eh, l'impero romano, il eh, suo impero romano è importante per capire anche le sue dinamiche di stabilizzazione e ci può dare idee come, riprendendo salduti, su quello che è la stabilità o l'instabilità dei regimi attuali, al tempo stesso queste comparazioni devono essere fatte con, con cautela. Allora, sicuramente. Eh, la Cisco sostiene la necessità, su commissione didattica, di una didattica che tenga molto in conto le esperienze laboratoriali, facendo attenzione a non, eh, come posso dire, cercare di costruire dei piccoli storici in miniatura, perché non è questo lo scopo delle, delle attività laboratoriali, ma al tempo stesso evitando anche, eh, e questa è la cosa più difficile, la costruzione di quadri di un'esposizione. Ho eh, tante esperienze slegate tra loro che possono far perdere il senso di questa storicità. Quindi, il compito degli insegnanti è un compito difficilissimo. Io ho fatto anch'io l'insegnante da precario moltissimi anni fa, non sto a dire quanto. Quindi, come tutti noi, apprezziamo enormemente il compito dei docenti di scuola e diciamo. Eh, riteniamo come commissione, come Sisco, che ci dovrebbe essere un maggior sostegno alla loro formazione, non in un senso unidirezionale. Siamo assolutamente d'accordo su questo. Non è che noi dell'università arriviamo e vi spieghiamo come bisogna fare in classe. Sono stata in una classe di una scuola professionale quando ero giovane. Certamente eh, ho dovuto diciamo così. Uh, riflettere su come le cose che avevo studiato potevano essere trasmesse in un contesto che era molto diverso da quello di un liceo o di un'aula universitaria. Sotto questo profilo, quindi, uh, il processo di, di scu scuola di formazione può svolgere grande, grande cosa. La preoccupazione che ci, uh, ci muove è che le modalità con cui questa cosa è stata fatta. Potrebbero portare a esiti che sono, diciamo così, in contrasto con gli obiettivi pur nobili che li hanno orientati. E che forse, dopo un periodo di assestamento, un ripensamento, una riflessione su questa esperienza, potrebbe risultare, risultare utile. Um, dico due parole sulle telematiche. Allora non c'è una contraddizione. Un contrasto con le telematiche in via di principio ricordo che una delle grandi operazioni che i governi social inglesi fecero fu favorire la nascita dell'Open University, in cui insegnava R. J. Oxford, storici più importanti del secolo scorso. Tuttavia, è anche evidente che l'esercizio dell'attività didattica attraverso la telematica, dovrebbe avere delle regolamentazioni e che se è vero come è stato detto che c'è un'unità telematica che ha rilasciato 15.000 abilitazioni sui 30 cfu qualche dubbio su come queste abilitazioni siano state rilasciate appare più che legittimo perché se è vero come è stato detto che telematiche possono contribuire alla democratizzazione dell'insegnamento e della formazione ampliandolo anche a Settori della popolazione che possono o hanno difficoltà a partecipare attivamente alle, alle, alle elezioni frontali in aula. È anche vero che se questa cosa viene fatta senza controlli, e in maniera e senza soprattutto rapporti docenti discenti, il rischio è quello di creare in realtà una formazione di serie B che non permette quella mobilità sociale, che è uno degli aspetti centrali, diciamo. Del, del processo di formazione. Eh, come Cisco, diciamo, abbiamo sempre sostenuto negli ultimi anni la necessità di potenziare appunto le didattiche laboratoriali all'interno di una riflessione complessiva sulla storia e l'Unione fa competenze e conoscenze. Ovviamente le competenze sono la cosa, cioè gli aspetti più importanti, ma esse si fondano sulle conoscenze, quindi la loro separazione è spesso astratta e pericolosa. Durante un incontro con un'assemblea di pedagogisti, a cui sono stati invitati rappresentanti della Cisco, ci fu un laboratorio di lavoro, un seminario di lavoro, in cui a un certo punto un pedagogista, filosofo della pedagogia, non ricordo, lo dico qui senza nessuna polemica, io ho degli ottimi rapporti con i pedagogisti del mio Ateneo, con cui ci troviamo benissimo, tuttavia fece pledoglie per la storia analistica nelle annale, ma che cosa era questo pledoier? Era sostanzialmente una specie di ricognizione dall'aeroplano dalla, dall che mostrava delle cose indistinte, dei grandi quadri di esposizione, dei grandi quadri di rappresentazione, delle, senza nessuna capacità di entrare nel processo storico. Io non dico che uno sguardo alla Diamond non sia utile, ma al tempo stesso io ho bisogno anche di sapere se vedo un campo dall'aeroplano. Quel campo che viene coltivato e che funzione questa coltivazione del campo ha, diciamo così, sulla società eh, che lo circonda. Allora il rischio, diciamo così, a volte di un uso, di un abuso della storia, è quello di trasformarlo semplicemente in elementi di narrazione. Io qui non so se scontenterò qualcuno, ma penso, credo, la maggioranza degli storici della Commissione, la quasi totalità della Commissione che la storia è qualcosa di più di una narrazione, è un processo rigoroso di accertamento dei fatti e di analisi che giunge a delle conclusioni basate sulle fonti di, con un grado di avvicinamento, di verifica vario a seconda delle fonti che, eh, eh, che possiede. Io credo che uno dei compiti del mantenere l'importanza della storia all'interno, conservare e rafforzare, Diretta della storia, sia quello di evitare le narrazioni identitarie o di altro tipo, quanto di potenziare eh, la capacità di pensiero critico che la storia produce e di analisi del, dei contesti storici. Sotto questo profilo, la storia gioca un ruolo importante, noi della Sisco l'abbiamo sostenuto più volte, alcuni membri della Sisco hanno anche diciamo, prodotto delle opere. Eh, che vanno a loro merito, ma che in qualche modo riportavano anche, come pensare storicamente, la riflessione interna eh, alla, alla, alla commissione didattica, eh, noi pensiamo che eh, l'educazione alla cittadinanza debba avere una centralità della storia, che c'è poco da dire, ma l'acquisizione del concetto di diritti, l'acquisizione del concetto di cittadinanza contemporanea è frutto di un processo storico e dare conto. E questa storicità permette di formare cittadini migliori. Ora, come tutto questo possa essere fatto all'interno di questa scuola di formazione, ovviamente non lo possiamo sapere, sarà molto interessante sapere avere i feedback. Vedo qui Anna Pellegrino che se non sbaglio eh, farà uno di questi corsi. Per l'Università di Bologna sarò molto curioso, sarò molto curioso di sapere qual è il feedback. Ci proviene da chi lavora sul campo. Um, eh, concludo con l'auspicio che questo incontro sia solo il primo di una collaborazione che già c'era stata in passato, e che un pochino la pandemia aveva attenuato. Ricordo il coordinamento delle società storiche, delle commissioni didattiche delle scuole della società storiche, eh, coordinato da Walter Pancera, con cui abbiamo lavorato benissimo, um, e un piccolo caveat generale è chiaro che nel momento in cui eh, noi andiamo a lavorare sull'insieme della storia ci sono molte cose che potrebbero essere utili e necessarie tuttavia è anche vero che dobbiamo tenere conto del nostro destinatario non perché i docenti di scuola non siano all'altezza di scuola sono bravissimi oltretutto sono sommersi da maree burocratiche complesse tuttavia è anche vero che l'espansione eh, eccessiva degli ambiti delle tematiche, eh, nel momento in cui fosse costretta da programmi troppo vincolanti, e qui sposo quello che è stato detto finora, sposo le preoccupazioni sulla possibile riforma, rischierebbe di indebolire la capacità di, eh, a, di formare un discente, un, un alunno, uno studente. In grado di una lettura critica e la lettura critica, la capacità di lettura critica è uno degli strumenti più importanti per eh, una consapevole adesione alla cittadinanza. Mi fermerei qui e aprirei il dibattito um, se ci sono degli interventi. Vedo che Giuseppe Patisso ha alzato la mano, hai la parola, non ti posso dare 15 minuti. Ma, no, eh... no, ma a me bastano pochi minuti, Stefano. Intanto grazie. Io penso che sia eh, insomma, un momento importante di unione tra tutte le nostre società storiche. Società storiche che devono lavorare insieme perché eh, la difesa della storia è fondamentale. È fondamentale perché che, che si dica, io noto che c'è un attacco alla storia. E ultimamente noi, insomma, l'abbiamo visto con questa commissione. Noi stiamo parlando dei 30 dei 60 CFU. Fra poco saranno solo 60. Chiediamoci quanti sono i CFU riservati alla storia. Su 60 CFU noi abbiamo, sì e no, 3, 6 al massimo CFU di storia. Un decimo. Perché dei 16 CFU dei 16 i curriculari noi dobbiamo dividerli questi 16 nella 12 nella 022 nella 011 eccetera con gli italianisti geografi eccetera quindi una delle prime battaglie che le nostre società storiche devono fare è chiedere di implementare il numero dei crediti per la formazione storica perché se è vero come dicevi tu Stefano che serve una Uh, un modello didattico per la, appunto per la storia, è vero anche che serve anche dare di nuovo delle conoscenze perché le conoscenze molte volte molti professori non per colpa loro perché vengono da diversi percorsi purtroppo non li hanno. Quindi noi in questi 60 CFU ci troviamo in realtà in un TFA sostegno perché questo è, è un TFA, un sostegno dove pedagogie, psicologie, eccetera, per carità, saranno anche utili, ma lasciare 6-7, 3-4 CFU alla storia mi sembra davvero pochissimo. Quindi questa deve essere, secondo me, una eh, battaglia eh, seria che le nostre società storiche devono fare. Perché altrimenti ecco, non è più un'abilitazione insegnare nelle scuole medie da storia, nelle scuole superiori, eccetera. E un TFA, appunto, un sostegno ecco mascherato senza avere nulla contro i pedagogisti, eccetera. Però appunto sappiamo che è stato un pedagogista dell'università appunto di Bologna, il professor Bianchi, no? a pensare poi questa, questi 60 CFO e questi 30. Quindi penso che bisognerebbe riequilibrare all'interno del 60 cfu eh, le varie le varie discipline e in particolare dare rilevanza la giusta rilevanza alla storia per quanto riguarda la formazione insomma insegnanti sono d'accordissimo vi deve essere una formazione continua come potrebbe essere fatta in che modo potremmo richiederla io penso che è vergognoso che un insegnante di scuole superiori o medie, eccetera, prenda uno scatto ogni sette anni. Ogni otto anni. Mi sembra che sia o sette o otto anni. Ebbene, si potrebbe eh, quindi proporre alle commissioni ministeriali o a chi per loro il fatto che i, insomma, i docenti delle scuole superiori di primo e secondo grado o di tutte le scuole di ordine e grado che seguono determinati percorsi. Di aggiornamento di formazione nell'università abbiano diritto, avendo questo percorso, ad avere uno scatto ogni tre anni, per esempio, e non ogni sette anni, appunto. Sarebbe un incentivo importante. Dopodiché, gli antichisti, caro Stefano, hanno ragione. Perché quando fu fatta la geostoria non c'era nessun progetto né culturale né didattico, fu fatta semplicemente per aggregare la geografia. E la storia e togliere cattedre perché questo fu fatto nel contesto del 2008 e appunto 2009. Quindi è vero che ognuno tira l'acqua al proprio mulino, la propria storia, però da soli ecco, non andiamo a nessuna parte. Quindi la cosa importante adesso è vedere come si muovono questi 60 ACF, questa scuola di formazione, perché siamo in. Terre misteriose, nel senso che arrivano ecco, dal Ministero. Io sono direttore nella mia insomma, università della A022, che è quella più numerosa, per le scuole medie. Eh, e media, e ogni, ogni settimana arrivano delle fac diverse dal Ministero. Prima dicono una cosa, poi ne dicono un'altra. Quindi spero che si stabilizzi questa problematica, si stabilizzi questa questione. Dopodiché, una volta appunto stabilizzata, sperando che il prossimo anno non cambi di nuovo, come è successo con le SIS, come è successo con, le, con il TFA, come è successo con i PAS, perché noi che siamo storici, un po' di storia dobbiamo farla per quello che è successo. Quindi il coordinamento delle società storiche è essenziale, è fondamentale perché soltanto insieme possiamo creare una forza d'urto per il bene della storia, per la formazione dei nostri insegnanti, per la formazione. Dei nostri figli e della società tutta e ripeto: 6 CFU su 60 sono briciole. Quindi, eh, con la commissione, appunto, didattica della SISEM, cui eh, il coordinatore, la coordinatrice, appunto, Cremonini mi sento eh, abbastanza che sta lavorando benissimo. Noi siamo disposti come commissioni a lavorare insieme per produrre alcune idee. Che ritengo possano essere utili o quantomeno possano essere discussi affinché non ci marginalizzino sempre di più. Grazie Stefano te Giuseppe e Patisso. Io adesso accolgo, sono lascio accesa la telecamera solo che faccio da moderatore, e accolgo quindi altri interventi che sono certo arriveranno cupiosi una volta rotto il ghiaccio. Es Scusa, posso Stefano? Prego Angelo, Ga Angelo Gaudi, chiederti cioè, prego te la parola. Dunque, io sono qui dico quasi scisso, nel senso che sono dico, eh, titolare di storia della pedagogia, ma sono come il collega che mi ha preceduto nel mio Ateneo responsabile della al 022 e se avete presente i requisiti per l'accesso all'insegnamento indipendentemente dalla questione diciamo 30-60 CFU cioè il, il problema molto più serio che poi incide anche sugli equilibri dentro i corsi laurea sia lettere che in filosofia è che per dire e, e, e soprattutto per lettere il numero di crediti che servono di, eh, di discipline storiche per insegnare lettere alle medie o dalle superiori, è molto basso, per dire mentre sulla 19 ci sono 12 crediti secchi, obb obbligatori di sto 01, cioè storia medievale, dire che si può, se ne debbano dare. Al, eh, eh, mi pare altrettanti di storia moderna o contemporanea una cosa anche dico culturalmente insostenibile a fronte del fatto che sono obbligatori per dire sia dico linguistica generale che linguistica italiana oltre che ovviamente dico letteratura italiana e quindi secondo me il problema ancora più serio è quello lì, anche perché con l'ultimissima riforma delle classi di concorso, come era fino al 2001, anche i laureati in filosofia, purché in integrino, e sappiamo spesso come, perché io conosco, diciamo, dottori ricerca in, in filosofia, che in tre mesi in un Ateneo non statale che non nomino hanno recuperato 80 CFU perché ci sono Atenei non statali che vendono lauree magistrali in 12 mesi perfino in cose apparentemente più dure della storia perché almeno nel senso comune la letteratura è più hard che la storia poi se la fai bene Può esserlo almeno altrettanto. Eh. Per cui, insomma, io cercando anche di contemperare le mie identità, insomma, mi permetto di, di far presenti, così come per dire, non ho capito perché, né i lincei per la scuola che è una bella cosa, poi non c'è la storia. E, e mi sembra che abbiamo, anche dico, soci delle società. Storiche, e se non lo dico, anche vi cioè, Dico Prosperi, Banti, Melloni, e, e forse mi scordo anche qualcuno. E vi ringrazio. Grazie Angelo per averci ricordato questi elementi che derivano da complesse normative che hanno origini e, e cause varie, non sempre legate alle, diciamo, finalità didattiche. Um, Dico solo una cosa, poi davo la parola a Enrica Salvatori. Quando parlavo di riallineamento, facevo riferimento a quello che Giuseppe Patisso ha detto, cioè al fatto che c'è un problema poi di, eh, di diciamo, conoscenze anche che può porsi all'interno di questo, questo modello. Prego, Enrica Salvatori. Salve, grazie. Eh, intervengo come neopresidente dell'Associazione Italiana di Public History. Che non è diciamo, non, non è intervenuta ufficialmente in questo, in questo dibattito, ma con molto piacere stiamo ad ascoltare e eh, diamo anche la nostra disponibilità, eventualmente, se gradita, a, diciamo, a contribuire al dibattito e alla formulazione di idee. L'associazione la, è impegnata da, da due anni almeno nel, nel rapporto con le scuole in due modi, e in questo diciamo, volevo informare i colleghi. Eh, abbiamo lavorato con un progetto per la, con l'Assisus per progetti di public history relativi all'insegnamento all dell'educazione civica, spalmata su tutte le materie ma che avesse la storia come fulcro al suo interno. Eh, svolta appunto con dei progetti concreti di Public History. La seconda, abbiamo da due anni invitato le scuole a presentare dei progetti al nostro congresso nazionale. Devo dire che sono dei bei progetti, potete vedere quelli premiati sul sito dell'associazione. Dell questo, questo per dire che a nostro avviso, ovviamente, è una, una nostra posizione. È proprio tramite l'apertura la, uh, di progetti concreti uh, su mh, non importa quale periodo cronologico, quindi non è necessariamente di storia contemporanea, ma uh, su ogni uh, periodo cronologico, però con un taglio operativo e pratico che uh, veda. Lavorare su quelle cose di cui avete parlato che forse ci vedono su una posizione un pochettino diversa, ossia sull'importanza della narrazione, nel senso delle grandi narrazioni in rapporto alle narrazioni scientifiche o a quello che la comunità scientifica propone rispetto invece alle narrazioni del comune sentire, all'importanza della memoria, nel senso di eh, aiutare tramite attività pratiche il confronto tra memoria e storia e discussione sulle fonti. Ecco, questa attività eh, molto molto concreta che in genere proponiamo come modulo didattico, eh, può essere una soluzione a quell'affollamento di contenuti che ovviamente arriva dalla necessità di coprire un arco cronologico, non solo un arco cronologico enorme, ma anche tutte le varie eh, specificità che, eh, che conosciamo bene, ognuno nel proprio settore. Io sono una medievista, ma solo parlare di medioevo sappiamo benissimo che... Ci sono n modi per affrontarlo, n argomenti eh, in cui la comunità scientifica è comunque andata avanti, ha scoperto cose nuove, è impossibile un aggiornamento su tutto. Quindi un taglio, una scelta su determinati temi che eh, aiuti i docenti a costruire progetti effettivi con i propri studenti eh, che giochino su... Proprio questa differenza tra, nar tra narrazioni che giochino sul rapporto tra storia e memoria, a nostro avviso può essere estremamente utile, estremamente, eh, diciamo, potrebbe essere una delle soluzioni anche per far uscire un po' la storia da questo pantano eh, didattico. Volevo poi intervenire sulla, sulla questione dei CFU. Uh, non perché non creda che siano importanti i CFU di storia, al contrario, sarebbe bellissimo che ce ne fossero tantissimi, però io credo che ci sia una mancanza in questo momento più urgente rispetto alla uh, quantità di CFU di storia, ossia la uh, non alta competenza né dei docenti Né dei nostri studenti, diciamocelo in maniera chiara, di storia o di ambito storico nell'ambito digitale. Siccome eh, le digital humanities sono un incredibile, ehm, diciamo, eh, spiaggia dove si possono costruire i propri castelli, proprio eh, ambiti di lavoro in cui si costruisce e anche si distrugge, nel senso che si, ci si attiva per costruire oggetti una specie di laboratorio artigianale però eh, senza una materialità eh, effettiva quindi sono anche dei luoghi dove effettivamente si fanno cose pratiche si possono fare cose pratiche e quindi attivare in questi progetti di cui eh, dicevo prima questo però implica un minimo di competenze in questo ambito che io in questo momento non vedo sufficientemente diffuse eh, proprio nei, nei, nei nostri studenti gli universitari e quindi nei futuri insegnanti e di conseguenza questo secondo me è un ambito in cui con un certo diciamo coraggio bisognerebbe cercare di intervenire comunque diciamo la nostra associazione è più che disponibile a collaborare ovviamente a discutere a proporre cose che eh, possono essere poi Rifiutate, accettate, noi ci auguriamo, accettate. Insomma, siamo disponibili a dare il nostro contributo. Grazie, Enrica Salvatori. Passo la parola a Cecilia Ricci che ha alzato la mano della consulta di storia di Roma. Allora, come avevo anticipato, non, non volendo sottrarre tempo a Vittorio, approfitto per intervenire nella, nella discussione su alcuni punti che sono stati già toccati, diciamo che cerco di, sarò brevissima, di, non come prima ma sempre breve, eh, di fare una parte pratica, diciamo una parte più teorica, insistendo su un punto al quale tengo particolarmente anche in vista della preparazione de, di quel seminario, convegno di cui parlava eh, prima il collega, eh, il pre, il collega presidente eh, Giorgio di Storia Moderna. Della, della società di Stato moderna. Allora sono d'accordo naturalmente con quello che dice Patisso riguardo, e che poi è stato ripreso adesso dall'ultimo intervento sul numero di CFU. Naturalmente c'è molta differenza. Io nel mio Ateneo sono uh, responsabile dell'A19 con un, gra un grande atto di fiducia da parte dei colleghi storici, coordino eh, gli insegnamenti per chi andrà a insegnare storia e filosofia nel triennio. Lì diciamo che il numero di CFU tutto sommato è accettabile, c'è comunque la discrezionalità diciamo, relativa a quante ore di insegnare diciamo, relativa alla filosofia e alla storia, ma questi sono dettagli. E in generale credo per tutte le altre classi di insegnamento un po' di sofferenza c'è per quanto riguarda le ore a disposizione. Ehm, un secondo punto, ecco, passo un po' più a, alla, no, a cavallo tra pratica e teoria. Eh, D'accordo con quello che dicevi tu Stefano sulla formazione dei docenti eh, e sulla formazione continua lo diceva in realtà anche Marco, il problema su cui mi soffermerei nel famoso eh, convegno di, di ottobre e in prospettiva naturalmente non si può trattare tutto è come farli. Certamente non eh, con un atteggiamento unidirezionale, benissimo. Però ecco, ehm, qui eh, cogliere tutti gli spunti possibili e le richieste da parte di quelli che saranno gli utenti eh, futuri diciamo, o prossimi eh, sarà fondamentale, perché io ho un'esperienza personale, ma non solo profondamente deludente, sui corsi di formazione. E quindi, diciamo, secondo me qui, mh, e mh, magari ecco, con un lavoro trasversale non soltanto degli storici, ma degli storici anche altri cioè con i filosofi per esempio i geografi ma non solo sarebbe fondamentale mi fermo un po di più su un punto secondo me importantissimo che ehm, ha toccato Cinzia Cremonini e, e cioè eh, dopo tante tribolazioni e tanti ritardi il corso di eh, laurea in scienze della formazione primaria è l'unico a ciclo unico quinquennale che ha un valore abilitante allora eh, non ci siamo soffermati su quelle, ehm, sono d'accordo che non è proprio il caso di farlo eh, perché ci sono scelte politiche ma anche economiche dietro determinate scelte. Naturalmente anche i 60 CFU non, e, e i 30, non ci dimentichiamo che sono corsi pagati. E, ma eh, perché diciamo, rispetto a tutte le esperienze fallimentari che sono state fatte non si cerca di proseguire seguendo l'idea FIT eh, aggiornata all'oggi e proporre diciamo, un corso di laurea quinquennale per la formazione dei docenti delle scuole superiori? Cioè, Io non capisco perché ancora si debba pensare a una triennale, poi a una magistrale, poi a quello che è, adesso 60 CFU e poi a un concorso. Cioè, io su questo punto, Vittorio lo sa perché ho avuto modo nelle nostre per adesso poche conversazioni per ragioni di tempo, eh, cioè non riesco a capire il perché non si, non si rifletta su questo seriamente, non ci si lavori e non si mh, prenda tutto quello di positivo che l'esperienza di formazione primaria, del, della, del percorso di laurea di scienze della formazione primaria ha dato, oltre al fatto... Che eh, naturalmente potrebbero essere riequilibrate le ore dei, ehm, ehm, diciamo, dei pedagogisti e quelle dei disciplinaristi, come noi veniamo chiamati, mh, ma diciamo tutto si può, si può fare, tutto, su tutto si può ragionare. L'importante è che secondo me questa idea dovrebbe venire forte da, eh, da noi, anche da noi storici, non solo. Non entro nel merito della storia antica, che non è solo storia greca-romana adesso vi getto nel panico, c'è anche la storia del vicino oriente, e tante vabbè, e lascio parlare ed intervenire altri. Grazie. C'era Vito Loretti, aveva alzato la mano forse, o oh. Vito? No, mi permetto, scusami, era da un sì. po' che alzo la mano, però io sono abituato con Meet, dove la manina alzata rimane. Qui invece... Io non l'ho vista, quindi evidentemente c'è un problema, sì. vai. E quindi mi permetto, no, perché volevo intervenire prima. Dopo che ha parlato Enrica Salvatori, era a ruota perché volevo farle i complimenti. Non sapevo della sua nomina a presidente della Public History. Quindi le, le faccio i miei complimenti, auguri di buon lavoro. Poi ne, ne parleremo ancora sicuramente. E, e poi volevo un attimo intervenire su alcune questioni. E ne faccio una, un'osservazione di carattere generale che magari va fatta alla fine, però io un po' dopo le 5 dovrò abbandonarvi perché ho una riunione di direttivo che era programmata da tempo alle 5 e mezza. Una di carattere generale appunto è quella un po' sui temi sui quali ci stiamo muovendo. Quella di oggi va benissimo, è una prima, un primo incontro eh, che serve a mettere proprio a fuoco quali sono i problemi di cui ci vogliamo occupa occupare. Infatti una certa difformità di temi risultava già nella... Nel, nel titolo del nostro incontro di oggi è un po' secondo me anche emerso nelle, negli interventi che sono, sono stati fatti c'è un primo livello di discussione che riguarda proprio i percorsi abilitanti cioè 30 CFU, 60 CFU come sono impostati, come funzionano, non funzionano eccetera, e questo è una questione poi c'è una seconda che riguarda la storia nelle linee guida per i docenti, quindi la commissione valditara, ehm, se andrà avanti o non andrà avanti, insomma, tutto quello che è lì dentro, che è un po' diverso rispetto ai percorsi abilitanti. E poi c'è una terza questione, che è quella proprio più squisita, secondo me, che riguarda la didattica della storia, cioè come si fa didattica della storia, che cosa si intende per didattica della storia. E su questo magari torno. Un pochettino alla, alla fine di questo mio intervento. Quindi, la mia, il mio suggerimento è per prossimi incontri, e magari tra di noi proprio per dare maggiore concretezza poi a quello che andiamo a definire, o meglio evidenziare anche le difformità che ci possono essere tra noi, e concentrarci su alcuni aspetti legati all'area all della, della didattica della scuola, de, scusate, della didattica, didattica della storia. In generale, perché altrimenti rischiamo un po' di disperderci. E eh, invece, come seconda parte del, del mio intervento, eh, così recupero un po' del tempo che non ho impegnato all'inizio, riguarda qualche riflessione sulla questione di formazione primaria. Perché eh, un po' ero stato sollecitato da quello che diceva Cinzia Cremonini all'inizio nel suo intervento, perché io, come lei anche, condivido il ruolo di ex coordinatore di formazione primaria, peraltro, lo sono stato. Negli anni complicati del passaggio dal quadriennio al quinquennio, eh, l'importazione della di, di formazione primaria quadriennale era, secondo me, orribile. Poi quella quinquennale, invece, ha molto di razionale dentro. Secondo me funziona e eh, dovrebbe restare così, spero, per un po' di anni. E, ehm, però, allo stesso tempo. Io continuo ad insegnare in forma, nel, nel corso di laurea di formazione primaria e sono anche direttore del dipartimento in cui insiste quel corso di laurea, quindi me ne devo occupare comunque e lo seguo un po' nelle sue vicende. Allora, ehm, devo fare qualche osservazione, sollecitato anche da quello che diceva Cecilia Ricci adesso sul modello di formazione primaria. Stiamo un po' attenti a, a questi paralleli, secondo me. Perché eh, formazione primaria nasce, quinquennale, nasce con un obiettivo preciso sin dal primo anno, che è quello di formare dei maestri della primaria e quindi che andranno a fare delle cose ben precise con anche un ambito disciplinare che è molto, come dire, definito è molto uh, ridotto rispetto al numero di crediti complessivi. È stato detto, per esempio, le discipline storiche hanno in tutto 16 crediti rispetto ai 180 complessivi di un corso di 180 crediti, qual è eh, quello di eh, formazione primaria. E quindi l'obiettivo che ha un corso di formazione primaria dal primo anno è un po' diverso da quello di un corso qualsiasi triennale universitario, perché se noi andiamo a eh, dire sostenere che i nostri corsi anche per la formazione dei docenti devono seguire il modello di formazione primaria, secondo me ci facciamo un po' del male e eh, finiamo per eh, includere all'interno dei nostri percorsi attuali tutto quel mondo psicopedagogico edea insieme che adesso invece è eh, molto molto presente nel corso di formazione primaria. Quindi Ehm, rischiamo di eh, ridurre ulteriormente quelli che sono gli spazi disciplinari, ma non perché dobbiamo difendere gli spazi disciplinari a tutti i costi, ma perché il lavoro che fa un docente al liceo non è lo stesso che fa un docente nella scuola primaria. Lì, secondo me, è giusto che abbia delle competenze maggiori dal punto di vista psicopedagogico, non che quello del liceo non ne debba avere, però è giusto che lì siano in qualche modo prevalenti. Il rischio è che un po' le cose si invertano, quindi stiamo un po' su questo in guardia. E d'altra parte, il modello di formazione primaria è quello che hanno avuto in mente nel momento in cui è stato costruito il percorso 60 CFU. Lì c'è esattamente la didattica disciplinare, ci sono tutti gli ambiti legati ai laboratori e poi ci sono anche i tirocini, cioè è quello un po' il, il modello. E, Rispetto a quello che diceva Patisso prima, anche a me piacerebbe nei 60 CFU avere uno spazio maggiore per le discipline, ma su questo siamo perdenti perché chiunque dall'altra parte ci risponderà che quelle competenze disciplinari devono essere acquisite nel quinquennio precedente, non nel momento in cui vai a fare un percorso di formazione per, per l'insegnamento. Lì è corretto che ci siano... Le didattiche disciplinari che non possono che avere una dimensione ridotta. E lì, secondo me, scatta un po' il problema della, uh, del convitato di pietra, che poi è la prima, uh, le, le, sono le prime parole che sono anche nel titolo del nostro incontro di oggi, cioè didattica della storia. Chi è e che cosa fa chi si occupa di didattica della storia? Perché, per esempio, facciamo gli esempi concreti, nel mio corso di formazione primaria, i 16 crediti di storia sono distribuiti otto crediti sulla storia antica perché chi insegna uh, nella scuola primaria quello di fatto deve conoscere, quattro crediti di storia medievale perché si arriva comunque alle soglie del Medioevo e quattro crediti che hanno nominalmente il mio settore ma che sono esplicitamente di didattica della storia, che non faccio io fa una collega che si occupa proprio di didattica della storia, Tukur ha un dottorato in storia moderna e e quindi non è una medievista, però è specializzata nella didattica per i bambini. E che cosa voglio dire? Che ehm, la didattica della storia diventa un qualcosa di trasversale che non esiste nel nostro ordinamento, che ogni volta deve essere in qualche modo recuperata negli altri settori disciplinari e sulla quale, dovre sulla quale dovremo in qualche modo interrogarci. So che non è un, un discorso che piace a molti, però dovremo su questo interrogarci, perché o per un verso la andiamo ad assumere meglio all'interno delle nostre dichiaratorie disciplinari oppure dobbiamo vedere come dare una configurazione a questo, perché altrimenti non se ne esce, cioè resterà sempre un qualcosa che viene fatta o da qualche volenteroso, qui ce ne sono parecchi collegati oppure eh, da qualche collega che in realtà non fa didattica della storia, ma si presta a tenere questo tipo di insegnamenti e ehm, le proporzioni poi sono un po' quelle, se io penso appunto a formazione primaria, 180 crediti in realtà sono riservati, ma perché l'ho voluto io e che ho il presidente nel momento in cui venne fatto, ordi, venne fatto il piano di studi, sono riservati 4 crediti di didattica della storia, 4 crediti in percentuale a 180 e molto meno di quello che le didattiche disciplinari di storia hanno all'interno dei 60 CFU, ed è un po' inevitabile che sia alla fine così, però bisogna essere abili nello sfruttare quegli spazi che noi abbiamo e sfruttarli al meglio, non cercando di inserire in quegli spazi un qualcosa che doveva essere fatto prima. E poi sono d'accordissimo sul fatto che bisognerà insistere perché il numero di crediti obbligatori per accedere alle varie classi di insegnamento sia incrementato per quello che riguarda le discipline storiche, perché altrimenti appunto i debiti diciamo in ingresso di chi segue i corsi di formazione e chi, chi va in cattedra poi a scuola, e non è che vengano poi in qualche modo saldati, restano lì aperti. Ed è anche vero però che non possiamo neanche pensare all'enciclopedismo di questi studenti che devono aver fatto necessariamente tutto, dalla preistoria al muro di Berlino o ancora la guerra. In Ucraina, insomma, non è pensabile, non può essere questo il nostro obiettivo essenziale. Deve essere quello di metodo e quello di insegnare che cos'è la storia e come si lavora nella storia. Però ci tenevo molto, ecco, così chiudo, a, eh, a sottolineare le differenze con formazione primaria lo dico a Cecilia con la quale non ha avuto modo di discutere di questo, ma lo faremo poi magari in privato perché tanto è inutile adesso parlarne troppo qui no? e ci chiariamo tra di noi, perché io ritengo che formazioni primarie funzioni benissimo per formare i docenti delle scuole primarie, ma che non sia lo strumento per formare poi i docenti delle scuole superiori, che devono avere una loro... Eh, specializzazione di carattere antidisciplinare che non ha nulla a che fare con quello che io vedo a formazione primaria. Scusatemi se sono stato un po' più lungo, forse, però ogni tanto Grazie. Sì, grazie Francesco Panelli. La parola a Cinzia Cremondini, che ha alzato la mano. Sì, grazie perché sono stata molto stimolata da questi interventi eh, dei colleghi, eh, sia Cecilia Ricci che eh, appunto adesso l'ultimo di Francesco Panarelli. Perché allora, intanto, ehm, Cecilia ha detto esattamente quello che io forse non sono riuscita a dire, cioè che l'idea è che formazione primaria diventi in qualche modo uno schema mh, sul quale si potrebbe pensare, chiaramente stiamo facendo dei, dei ragionamenti eh, che mh, sono un po' come appunto quelli del mondo delle idee, no? perché stiamo ragionando su qualche cosa che per il momento non è neanche stato mai neanche eh, ventilato, ipotizzato, però volevo chiarire un po', visto che Francesco è tornato su questa questione, dato che anche lui conosce molto bene, come me, formazione primaria, che se si potesse immaginare uno schema di laurea magistrale abilitante a ciclo unico come quella di formazione primaria, è ovvio che noi non dovremmo immaginarci. Che alla storia, alla storia o alla letteratura rimangano eh, i, i, i crediti che attualmente ci sono a formazione primaria. Al contrario, sarebbero quelli di pedagogia eh, che, che verrebbero, diciamo, a coprire eh, un numero di crediti analogo eh, al nostro. Ma eh, il, il discorso è invece che eh, noi dovremmo poter pensare, immaginare eh, qualche cosa che sia appunto specializzante, formativo. Per chi eh, voglia eh, andare a, a spendere la propria vita nell'ambito dell'insegnamento. E quindi in ciascuna, eh, in ciascuna direzione, sia quella della letteratura piuttosto che quella della storia, eh, o della geografia, perché no, immaginare appunto qualcosa di più specifico: di più specifico sulla base di come è organizzata adesso formazione primaria, che vede, oltre a, a, alle discipline, anche i laboratori didattici e poi eh, il tiro certo il tirocinio è molto importante importantissimo l'ultima cosa che volevo dire e volevo ricordare a francesco che sicuramente lo sa già che tutti gli insegnamenti di didattica della storia e mi è stato anche ricordato dai miei colleghi pedagogisti non sono assolutamente attualmente appannaggio di nessuna pedagogia sono nostri sono appunto delle discipline storiche quindi noi dobbiamo coltivarli e dobbiamo in qualche modo Specializzarci e fare appunto tesoro delle metodologie didattiche e vedendo cercando di vedere come possono essere applicate alle nostre eh, ai nostri settori scientifici di, disciplinari. Bene, eh, adesso nell'ordine Marco Nicolò, Vito Lore, Francesco Senatore, Vittorio Saldutti. Do la parola a Marco Nicolò, prego Cinzia Cremonini di togliere la mano. Grazie. Allora, eh, beh, devo dire che, che il dibattito veramente scatena molte suggestioni. La prima che mi sembra eh, di dover cogliere sono le osservazioni che ha fatto Angelo Gaudio sulla, sul potenziamento del, della concreta partecipazione dei disciplinaristi nei CFU. Uh, dedicati. Mi sembra appunto che ci sia una possibile uh, alternativa a questo che era uh, ciò che diceva uh, Cinzia uh, e cioè io credo che siamo o diciamo portati a potenziare ciò che in pochi crediti non riusciremmo a impartire. Come, inseg come insegnare a insegnare, insomma, e la possibilità con un rischio concreto, certo poi ne avevamo parlato anche con Stefano eh, poco fa, prima della cosa, prima dell'incontro, che una laurea eh, abilitante possa correre il rischio di finire nelle fauci di, dei corsi di scienze dell'educazione. Allora, qui dobbiamo però chiarirci anche un po' le idee, cioè è possibile costruire un percorso? Facciamo conto e chiedo a Stefano che ne sa più di me su questo, tipo quello tedesco, il Leramt eh, tedesco, eh, in cui in pratica chi prende quel corso di laurea lo prende per fare l'insegnante con i tirocini, con la pratica. Con diciamo, tutto quel eh, quella prova pratica che c'è perché poi noi non sappiamo se eh, uno studente o anche un dottorando che è, è capace a fare ricerca poi e, e sappia anche insegnare, insomma. Ecco, questo è già una cosa che in un corso abilitante e un corso abilitante rispetto a a quanto noi possiamo ottenere eh, aumentando anche i CFU a prode de, diciamo delle nostre discipline nel quadro attuale dei, dei 60 CFU complessivi eh beh, e questo ci darebbe modo eh, di eh, avere più agio anche nel, nella possibilità di parlare di metodologie di storiografia e anche a quello a cui faceva riferimento la collega dell'IPH, e cioè anche di eh, cominciare ad avere quelle competenze sul digitale che eh, secondo me adesso cominciano a essere importanti anche perché dobbiamo guidare eh, gli studenti più giovani in un uso Diciamo guidato del, della rete e che è, è anche a un uso consapevole, a un confronto con la veridicità delle informazioni. Quindi io credo che siamo appunto anche, anche su questi termini a un punto di svolta. Certamente eh, la, la proposta di una laurea abilitante a me fa sempre piacere sentirla. Bisogna però appunto evitare i rischi che anche Stefano di cui anche Stefano mi ha messo in guardia eh, quando ne abbiamo parlato. Però forse il modo di proporlo esiste. Insomma, cioè la, la questione di una laurea abilitante. Naturalmente non eh, possiamo immaginare che sia una laurea abilitante solo in storia, però voglio dire, nel pacchetto forse riusciremmo a essere più presenti di quanto possiamo fare nel quadro dei 60 CFU attuali. E certo, la storia pregressa è in effetti va conosciuta, e cioè eh, la, la mh, questione, eh, sì, è la laurea abilitante, però se noi la organizziamo per diciamo proprio all'interno dei corsi di laurea forse riusciamo a governarla meglio non lo so, cioè questa è una delle cose che mi veniva in mente da dire sì, io prima di dare la parola faccio solo una battuta sulla Germania, la Germania ha una struttura diversa, ha una struttura diversa diciamo didattica perché la verticalità della legge Germini lì esiste al 100%, cioè i corsi gli studing gang sono basati sostanzialmente su un modo disciplinare. Questo rende più facile, diciamo, così, la costruzione di percorsi, delle RAM che si potrebbero anche costruire da noi con dei curricula, se si volesse e si creasse senza bisogno di fare la laurea, eh, però, diciamo, questa cosa ha delle complicazioni tecniche, um, eh, però certamente il modello tedesco. E, e significativo ma porta poi a un insegnamento se non sbaglio sostanzialmente basato sulla storia solo nelle scuole non su più discipline passo la parola a Vito è scusandomi per questa interruzione e non no, prego cura stefano anzi mi sembrava molto molto molto, molto funzionale allora eh, il, la questione è molto tanto interessante quanto Complicata nel senso che eh, io dico eh, sinceramente, e però spiego perché per portare un contributo costruttivo alla discussione, che l'ipotesi di immaginare una laurea abilitante che inglobi al suo interno eh, tutto ciò che più o meno bene, ma lì si tratterebbe di monitorare quello che succede da qui in avanti per dare un contributo fattivo a migliorare questi percorsi post laurea. Il rischio, dicevo, che io vedo eh, e che mi sembra abbastanza oggettivo nella eh, ideazione di una laurea, laurea abilitante per insegnamento nella secondaria di prima e di secondo grado è che, eh, mi sembra quasi una certezza, è una diminuzione delle, delle, delle conoscenze. Cioè, prima Stefano ci richiamava e io, sono assolutamente d'accordo con questo richiamo alla necessità di tenere in equilibrio competenze e conoscenze senza separare. Se nella griglia ministeriale che esiste, e quindi noi all'interno di essa dobbiamo muoverci, esiste un numero già dato di crediti acquisibili e noi portiamo all'interno di quella griglia elementi, come per esempio i tirocini, che sono fondamentali secondo me, che in questo momento sono fuori, cioè nel percorso post laurea. È inevitabile che facendo questa operazione, nel contesto nel quale ci muoviamo, noi dim diminuiamo eh, le basi disciplinari di conoscenza che noi chiediamo agli insegnanti. Primo elemento. Secondo elemento, è possibile realmente pensare che un'operazione di questo genere eh, non, come posso dire, possa essere condotta eh, anche prescindendo da questo da questo avvertimento diciamo, iniziale che ho dato, possa essere condotta senza un'espansione indebita eh, del settore psicopedagogico all'interno di questa formazione, è difficile, perché noi, questo mi sembra oggettivo, partiamo in una posizione svantaggiata, nel senso che quella è una porzione dell'Accademia italiana che pesa moltissimo, e tra l'altro l'esperienza certo alla quale si è riallacciato questo webinar ce lo, lo conferma. Quindi io tendenzialmente sono, sarei molto favorevole invece a tenere una prima fase di formazione che riguarda lo specifico delle discipline con eventualmente, valutando quello che si può fare per, per i crediti a scelta, l'inserimento di alcune puntate sulla, specifiche sulla, sulla didattica e la separazione, così come adesso, di una fase più specificamente dedicata a al tirocinio alla formazione del mestiere di insegnante. anche perché chiudo chiedo scusa se ho preso troppo tempo per come adesso è la situazione italiana anche relativa alle classi di insegnamento ehm, un'operazione di questo genere divaricherebbe più di quanto già non sia il mestiere del il percorso necessario per diventare insegnanti da quello che è necessario per diventare ricercatori cosa che a me personalmente non piace granché io trovo invece per esempio e credo che su questo ci sia un accordo molto ampio che sarebbe molto opportuno prevedere una posizione come dire facilitare l'accesso alla scuola di chi per esempio ha conseguito un dottorato io, io personalmente trovo che la scuola potrebbe giovarsi molto in un'operazione di questo genere quindi ecco penso che un'operazione di quel tipo avrebbe più che rischi, qualche inconveniente che mi sembra determinato dalla situazione oggettiva. L Ultima cosa, brevissima: avrebbe certamente senso se esistesse una classe di insegnamento in storia, che in Italia, come sappiamo tutti, non c'è e sulla quale credo sarebbe molto difficile per il funzionamento attuale del sistema scolastico riuscire a ottenere qualche cosa. Grazie, scusate se ho preso troppo tempo. Allora, la parola nell'ordine a Francesco Sanatore. Sanatore, ho alzato anche io la mano, sono l'ultimo, prego Francesco, poi Vittorio e eh, poi Francesco. Eh, voglio chiosare quello che ha detto Vito. Perché non bisogna separare il, la ricerca dall'insegnamento? Pensiamo alla letteratura o alla storia dell'arte. Si può fare letteratura senza leggere i testi, si può fare storia dell'arte senza le immagini. Ora, i nostri discenti dovrebbero avere un contatto con le fonti, per forza. Altrimenti anche in una forma minima. E quindi sono d'accordo con te. Secondo, io credo ci dobbiamo interrogare su cosa non funziona nell'insegnamento della storia uh, a scuola e all'università, intendo agli studenti della scuola e dell'università. Perché non è possibile dire che. La storia sì, e la matematica è la disciplina più presente in tutti gli ordini di scuola. È presente. Quasi sempre con gli stessi programmi, ad, ad, indipendentemente dagli indirizzi. E ne, ne, a lettere moderne, mettiamoci, ci sono 24 crediti, a filosofia ce ne sono 36, eppure noi riscontriamo grosse carenze proprio su quegli esami che hanno fatto, non su quelli che non hanno fatto. Ora, perché non funziona? Perché è il come si insegna, evidentemente. Se la disciplina è confinata nel triennio, caso di lettere moderne e filosofia, come un adempimento necessario all'insegnamento, e poi si perde, se poi non si continua a lavorare su questo si torna indietro, no? C'era qualcuno che diceva che chi non studiava regrediva di cinque anni. Eh, e così succede anche agli ai, ai, ai nostri insegnanti quando continuano ad aggiornarsi. E, e questo, co come far funzionare quello che non funziona? Ora, abbiamo le, abbiamo, tutti hanno parlato male dei de de TFA o delle SIS, e quindi anche dei 60 CFU che in qualche modo ne sono il surrogato, il prosieguo. È vero, sono stati fatti un sacco di pasticci, però quando si sono assestate in qualche modo hanno funzionato proprio perché quando si sono, non si sono fatte di corse nel modo in cui si faranno i 60 CFU, che è un disastro: si faranno il sabato mattina, il venerdì pomeriggio con, con gli studenti che già sanno che, che hanno il titolo in tasca e sono i migliori perché gli altri se lo sono comprati. Ora, quando si sono assestate, non è che siano andate tanto male proprio perché c'era. Una necessità di collegamento, c'era il tirocino diretto, quello indiretto, l'interrogarsi e la domanda dei discenti che volevano dire che dobbiamo fare in classe. Quindi si creava quella cosa. Io su questo penso che dobbiamo riflettere, non sul problema delle lauree abilitanti, esistono in Spagna, devono essere di tutte le discipline. In Spagna è scienze sociali. Naturalmente gli altri corsi sono totalmente vuoti, nessuno più si iscrive ai corsi normali. E non è che in Spagna si conosca la storia meglio che da noi, assolutamente no. Eppure si lavora sempre sulle competenze e ci hanno anche il loro corso abilitante. Grazie. Sì, allora io eh, ritorno brevemente su alcune questioni che ho detto inizialmente, mi perdonerete, è la prima riunione che faccio in, in questa mese se alcune cose sono state fraintese e per avanzare una riflessione ulteriore che eh, emergeva dagli interventi successivi. Ma io non voglio difendere la storia antica, non, eh, non ce n'è bisogno e io non sono assolutamente titolato a farlo. Rilevavo solo appunto quella che era la macroscopica differenza rispetto alle altre epoche storiche per quanto riguarda l'insegnamento, cioè la presenza eh, di, questo, di questo insegnamento alla scuola primaria ricordando che nella scuola secondaria di primo grado ehm, non c'è la storia eh, antica, ma ci sono appunto le altre, le altre fasi storiche e che si riprende peraltro in maniera molto cursoria la storia antica eh, solamente eh, all'inizio della scuola secondaria di secondo, di secondo grado. E quindi ponendo il problema di che formazione specifica devono avere gli insegnanti che si troveranno, le maestre e i maestri che si troveranno a insegnare questa, questa materia nelle scuole, nella scuola, nella scuola primaria. Ora uh, Cinzia Cremonini uh, ha presentato un quadro che è l'Optimum, cioè una formazione che va dall'antico al contemporaneo perché se noi vogliamo scavare la storia, diciamo, dal nostro uh, piano di calpestio fino agli strati più profondi bisogna avere una minima conoscenza. Noi stiamo parlando di questo, stiamo parlando di, di ricercatori di storia. E quindi quello è l'ottimo, io sono contento di sentire che c'è un percorso di formazione primaria che si è posto il problema in questo e lo ha risolto in questo modo, ma io partivo da un bilancio che è di una situazione del tutto differente, eh, in cui per anni non esisteva né, quasi neanche un insegnamento di storia antica a formazione primaria, eh, dove eh, appunto eh, si insegnavano... Moltissimo agli eh, altri periodi storici, peraltro con approcci così differenziati che, diciamo, si dava chiaramente l'idea di una cosa poco eh, riflettuta, eh, c'erano corsi lineamentari, corsi monografici. Eh, diciamo, ognuno si muoveva in ordine sparso. E questo, secondo me, danneggiava la percezione che si era dell'importanza della storia nell'insegnamento. Eh, mi si risponde, l'importante è il metodo storico, e io sono chiaramente. D'accordissimo, il nostro ruolo fondamentale è eh, trasmettere ai futuri insegnanti il metodo storico così che possono poi muoversi eh, su tutto l'arco cronologico con, con sicurezza. Però attenzione a eh, estremizzare questa questione e non possiamo pensare di limitarla esclusivamente al questa cosa va bene per la scuola primaria, va molto meno bene per la scuola secondaria, perché eh, per quella che è la mia limitatissima esperienza. Uh, se parlate con i pedagogisti e con chi si occupa professionalmente di didattica vi dirà che non è esattamente così non è vero che con i bambini bisogna essere pedagoghi e con i ragazzi preadolescenti pre e adolescenti bisogna invece uh, sciorinare diciamo dottrina uh, chiaramente la cosa quindi rischia di essere pericolosa perché se si arriva a dire l'importante del metodo storico poi possiamo attenderci anche uh, un ritorno sull'insegnamento uh, della storia anche nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado, cioè si può mettere in discussione l'importanza della conoscenza della, della storia. Ma c'è poi un problema che è prevalente rispetto a questo uh, di, di metodo uh, per la mia, ripeto, limitata esperienza. Uh, spiegare il metodo storico, il contatto, per esempio, diciamo spesso... Laboratoriale con, con le fonti sin da giovanissima età. Io ho fatto esperienze di, eh, di bambini di scuola primaria portati a toccare le monete antiche o a vedere un'epigrafe reimpiegata in fase medievale nella loro, nella loro città. Esperienze estremamente proficue, devo dire, da questo punto di vista. Questo tipo di didattica laboratoriale eh, si riusciva a fare proprio perché c'era una base di conoscenza di come funzionano le fonti di quella specifica fase storica, perché le fonti non sono tutte uguali. Eh, io maneggerei sicuramente meno bene le pergamene, però almeno le conosco, e, e questa almeno è la base rispetto a, a quelli che sono i documenti della storia antica, e questo vale per uh, gli archivi di contemporanea e, e, e questo, per tutte quante le altre fasi storiche. Cioè ogni fase storica, siamo tutti storici, ma ogni fase storica ha le sue specificità. E quindi dovendo andare a insegnare, seppur da, a dei bambini di, uh, di scuola primaria, la storia, Forse è preferibile che a farlo sia uno storico, cioè una persona che abbia una conoscenza della storia to cure, ma che sia particolarmente ferrato sulla documentazione antica e possa proporre poi una didattica eh, adeguata. E eh, questo per quanto riguarda la mia visione del rapporto che c'è tra ehm, appunto disciplinaristi e pedagogisti o didattica. E chiudo ehm, con le cose che diceva adesso Francesco Senatore. Eh, io sono sono d'accordo nel senso che eh, noi dobbiamo, dal mio punto di vista, porci in un atteggiamento eh, non oppositivo con la pedagogia e la didattica, tutt'altro. Dobbiamo, mh, cosa che in questa discussione non c'è stata evidentemente, però devo dire eh, che nella pancia di molti colleghi invece c'è eh, diciamo, una certa, e anche in alcuni articoli di giornali, di, di colleghi, c'è un, una conflittualità eh, che secondo me è eccessiva, perché non tiene conto di un aspetto che, ehm, ripeto, io ho potuto toccare con mano, ma è un'esperienza limitata, ma secondo me significativa. Eh, I percorsi di formazione con didattica e pedagogia. Hanno consentito comunque di interrompere una catena che esisteva per cui si insegnava la storia e tutte le altre discipline, come le si era imparate a scuola. E quindi sostanzialmente si continuava a reiterare un sistema di uh, didattica che ormai non era più adeguato ai tempi, uh, ai tempi correnti. Uh, quella formazione che implicava appunto conoscenze, nozioni uh, di base, e chiudo di pedagogia e didattica consentiva di ripensare l'insegnamento delle discipline e in alcuni casi eh, l'ho visto appunto non solo io ma tantissimi colleghi entrati con me, io ho fatto il secondo TFA e poi ho vinto il concorso successivo del 2016 ehm, di vedere che appunto la scuola era in grado su tutte le materie per quanto ci riguarda sulla storia di essere più in grado di trasmettere ehm, appunto l'importanza, il ruolo della, uh, della storia ho preso troppo tempo e quindi mi taccio mi prendo la parola adesso Francesco Panarelli poi dopo ci sono io e poi si... dico Lore prego Francesco vengo ancora no, però, eh, volevo ribadire visto che si è tornato sulla questione eh, il problema delle lauree abilitanti perché peraltro allora, siamo partiti da una premessa che era quella di valutare il percorso 60 CFU Abbiamo detto che eh, sarebbe importante dare una stabilità dei percorsi e poi non so come siamo andati invece a, a sostenere che bisogna cambiare anche questo sistema e pensare a delle lauree abilitanti. Quindi un po', ehm, un po siamo in contraddizione con noi stessi, almeno con me stesso, se io dovessi sostenere una linea del genere. Ma eh, la questione delle lauree abilitanti non è certo nata oggi. Insomma, io ricordo che nel 2010, se non ricordo male, vennero istituite delle lauree abilitanti magistrali. C'era, noi avevamo messo nella banca dati del mio Dipartimento all'epoca la LM14 per l'insegnamento, perché all'epoca si ritenne che appunto si poteva istituire una laurea magistrale, la l'LM14 è quella di lettere moderne di fatto, che poteva dare lo sbocco all'insegnamento. Con molte perplessità, eh, lo si fece, ma quelle lauree abilitanti non sono mai state poi di fatto attivate, che io a quello che so, insomma, da noi non venne mai poi attivata, ma mi pare che sia rimasta lettera morta un po' dovunque. Di nuovo un ragionamento su questo è stato fatto negli anni passati, ma anche questi si sono fermati perché pensare a delle lauree abilitanti implica un processo molto complesso che eh, comporterebbe, almeno dal mio punto di vista, lo svuotamento di una serie di corsi di laurea, il declassamento di una serie di sedi universitarie, perché tu crei dei, delle sedi in cui si fanno i corsi per l'insegnamento, che sono quelli che poi ovviamente avrebbero più numeri, e per corsi invece pensati per la ricerca o per altro genere di attività, verrebbero del tutto svuotati, con conseguenze che non dobbiamo sottovalutare per il nostro sistema universitario. È una delle tante ragioni per cui io sono contrario a un progetto del genere. E peraltro, ne ricordo uno banalmente matematico, visto che Cinzia Cremunini ha messo i numeri dei crediti di formazione primaria. I crediti del 3 più 2 sono 300, io prima ho detto 180, confondendomi mentalmente, sono 300. Se noi vogliamo delle lauree abilitanti, significa che in quei 300 crediti mettiamo praticamente i 60 crediti che sono previsti adesso per il percorso 60 CFM, cioè ne stai togliendo 60 al percorso attuale. Se per voi va bene, può darvi bene, io mi metterò sui binari, ve lo dico di fronte a una ipotesi del genere perché eh, non ritengo che sia opportuno eh, inzeppare anche i nostri corsi di studio, le nostre lauree magistrali di insegnamenti psicopedagogici e tutto il resto. Dopodiché io sostengo a spada tratta, il percorso dei 60 CFU o migliorato, ovviamente, non quello che stanno attivando adesso, che è una cosa fatta eh, di corsa e per soddisfare delle richieste eh, ministeriali, ma un percorso fatto per bene con la sua tempistica, secondo me, assolve egregiamente al compito di formare poi gli insegnanti con quelle caratteristiche che diceva anche. Adesso il collega di eh, storia antica, cioè che è, è in grado di applicare in maniera diversa le metodologie di insegnamento nella scuola e eh, quindi ha delle eh, competenze anche differenti che non sono solo quelle legate alla disciplina in senso stretto. Ecco, però su questo volevo essere un po' chiaro perché eh, poi se ne riparlerà anche con i colleghi e con gli altri presidenti in modo da chiarirci tra di noi. Ok, grazie e poi tra qualche minuto vi dovrò abbandonare, scusatemi. Allora, eh, diciamo avevo alzato la mano, poi era scaduta, adesso passo, dico due cose sulla laurea abilitante e sul, sul TFA. Allora, eh, io ho avuto, come molti di voi, esperienza nella progettazione di corsi di studio, mi sono misurato con le classi di laurea. Io diciamo così, vedo preoccup qualche preoccupazione come Francesco Panarelli e l'apertura di una discussione sulle laureabilitanti, perché inevitabilmente questo porterebbe la eh, discussione all'interno delle sedi legislative a confrontarsi gruppi disciplinari che hanno pesi diversi. Non ci possiamo nascondere questo dato di fatto. Vi ricordo che i 24 CFU, abbastanza, non so se famigerati o famosi, forse più famigerati che famosi, discendono da una disposizione normativa che fu inserita in vista di un progetto di laurea abilitante. Quindi se io dovessi pensare a un intervento normativo per rendere abilitanti le lauree, opererei su quelle esistenti costruendo dei curricula che abbiano delle specificità, che non è una soluzione ideale, ma che quantomeno non scardina tutto quello che noi... Fatto finora perché lo scardinamento ha degli effetti che sono poi imprevedibili: tocca i punti organico, tocca le strutture interne all'università, rischia di creare dei conflitti permanenti. Il chi, diciamo, questo è una considerazione preoccupazione generale. Io poi sono abbastanza d'accordo con quello che è stato detto qui da alcuni, da, da resta qui anche. Francesco Panarelli, che probabilmente il punto è di fermarci un attimo, abbiamo fatto un percorso di formazione dei docenti, lo chiamiamo FIT, lo chiamiamo ehm, for, eh, PIF, PAF e su quello lavoriamo per migliorare Una delle cose più, diciamo, secondo me, frustranti è questo continuo cambiamento che la classe politica, a secondo dei governi, impone per delle ragioni che sono esterne e senza dare tempo ai processi di sedimentare. I TFA facevano schifo, io ho sentito delle persone che hanno fatto TFA che erano entusiasti dei TFA, dipende da come sono stati fatti naturalmente. Certamente qui alcuni fanno i TFA molto bene, alcuni lo fanno di meno. In questo diciamo, progetto della laurea del percorso abilitante, i 60 CFU c'è anche la possibilità che l'Anvul faccia delle valutazioni. Io sono uno che pensa che l'Anvul dovrebbe essere maggiormente democratizzato con l'elezione dei suoi componenti perché nell'attuale diciamo composizione è un organo che ha delle criticità eh, nel rapporto con le discipline, ma certamente una laurea, un percorso scusate, di formazione che poi abbia forme di controllo potrebbe contribuire al miglioramento di questa struttura. Certamente se poi ci sono 15.000 abilitati nelle telematiche, questo passa senza che nessuno faccia nulla, non lo so. Insomma, io credo che comunque questa discussione sia utile perché ci fa vedere se i punti in cui abbiamo convergenze, se anche i punti in cui legittimamente abbiamo opinioni diverse. E da ultimo, sulla diretta della storia... Sulla didattica della storia penso che dovrebbe esserci una riflessione interna alle nostre aree sul rilievo scientifico della didattica della storia, evitando di percorrere le strade della separazione o della costruzione di percorsi, diciamo così, eh, anche dottorati. Io su questo, nella Commissione non c'è un'unanimità di vedute su questo, ma io non sono favorevole a, una a un dottorato in didattica della storia, perché penso che la formazione di base debba rimanere quella dello storico. Ma penso che poi il riconoscimento delle attività didattiche alla storia dovrebbe essere poi, diciamo così, fatto all'interno delle comunità scientifiche, anche se questo forse no, i tempi non sono ancora del tutto maturi. Passo la parola a Pittolò. Grazie, eh, sono so ho preso la parola solo per una precisazione e per salutarvi, perché purtroppo anch'io sono costretto a lasciarvi fra un minuto. E colgo l'occasione per dire che sono totalmente d'accordo con quello che ha appena detto Stefano. E non, non cambierei una virgola di ciò che ha detto. Mi pareva utile e, e doverlo dire. So una sola precisazione. Quando sia io che Francesco Senatore parlavamo del, dell'importanza del metodo storico, non ne, lo, lo dico, mi, penso di poter fare questa precisazione anche a suo nome perché ovviamente è una cosa di cui abbiamo discusso. Lungo su cui ci siamo confrontati, noi non parlavamo di metodo in astratto, ma del metodo che si acquisisce confrontandosi con lo specifico sistema di fonti di ciascuna epoca. Quindi, quelle sono eh, conoscenze o competen e competenze che, che necessariamente possono acquisirsi soltanto con una base ampia e come posso dire, articolata di conoscenza delle fonti dei singoli periodi storici. Ora, ciò che Francesco stava dicendo, in realtà in parte l'ho detto anch'io, è che è irrealistico pensare che si possano controllare ugualmente bene sistemi di fonti così diversi come per esempio eh, l'epigrafia greca e, e le carte su, e le pergamene altomedievali. Quindi sarebbe forse... Opportuno pensare che all'interno del sistema di formazione del, della, della ripartizione di crediti, così come adesso, si pensi a delle vie per approfondimenti di specifici sistemi di fonti che possano, però, dare l'idea a chi studia storia di andare più in profondità. Cioè quello che io ho fatto nei miei anni di formazione universitaria, per esempio, sull'alto Medioevo, posso farlo in funzione didattica, quindi non necessariamente. Con lo stesso livello di approfondimento per uh, l'attoria antica oppure per la moderna, se le ho trascurate al momento della mia formazione. Ecco, l'idea era questa e ci tenevo a precisarla perché evidentemente non eravamo stati sufficientemente chiari. Vi saluto e ringrazio moltissimo tutti, e in particolare eh, Stefano e la Cisco per l'organizzazione di questo incontro, che per quanto mi riguarda, è sicuramente stato molto utile. Arrivederci. Allora, eh. Grazie Vito, io accolgo ancora sollecitazioni, diciamo ehm, se ci sono altri interventi ben volentieri, diamo loro spazio. Questa è anche una prima occasione dopo diciamo, la pandemia che poi ha portato anche a un po' un allentamento. Delle, delle relazioni di coordinamento e della collaborazione che c'era stata in passato perché la pandemia ha avuto delle conseguenze lo vediamo anche diciamo, sulla formazione dei ragazzi possiamo negare che non abbia avuto un impatto e quindi ha un po' e quindi penso che sia positivo che abbiamo ripreso una discussione molto intensa su questi, su questi temi Allora, se non ci sono delle altre eh, interventi o domande, io eh, andrei a chiudere questo, questo seminario, che mi, questo workshop che mi è parso di grande utilità, almeno per me lo è stato, e eh, in cui ci siamo parlati con grande correttezza, ma eh, e con convergenze, anche qualche divergenza che poi potrà essere approfondita, e eh, diciamo così, eh, Spero di vedervi alle prossime iniziative che eh, la Cisco organizzerà all'interno della, della Diatri sulla Diatri della Storia, così come alle iniziative che poi congiuntamente potremo fare pubbliche eh, sul problema della formazione dei docenti, come quelle che i presidenti avevano, diciamo, qui eh, rappresentato nei loro interventi iniziali. Grazie a tutti, vi auguro una buona serata. E alla prossima occasione. Arrivederci. sì, Arrivederci. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Ciao, a tutti, ciao Francesco. Tutti. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Grazie a tutti.